Nessuno. Sentite ora? Eh sì. Ah, ok, e c'era, non lo so, non prendeva. Ah. Ciao amici di Twitch, scusate il quarto d'ora di ritardo, ma si stava parlando e scherzando tra amici nel pre-lobby live di Warzone. Andiamo ragazzi, dai, andiamo a farci un terzetti. Salutiamo il grandissimo Lord, ciao Lord. E il grandissimo dissociatore Pippo, ciao. Buonasera a tutti, ciao Marco. Grandissimo, grandissimo. Ascolta, ascolta, in attesa del mitico Morris che dovrebbe arrivare a breve, qual è che volete fare? Rebirth Ritorno per me andrebbe bene. Allora, terzetti. Io non ho nessun problema. Bam. Reborn Ritorno, terzetti. Dai, famola, famola. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti, Cavolo benvenuti, benvenuti. strano. Marco, non fa niente che entra il quarto, la quarta persona. Devi fare il quartetto. Ah. Ma poi dopo non spara, ci spara Ah, c'è due contro. terzetti, dai, che gli No, fa? non ti può sparare contro. No, come l'hai trovata? Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, amici, il drago è arrabbiato, ragazzi, eh? Il drago è arrabbiato stasera, eh? Non facciamo arrabbiare il drago. Sia mai. Alive ha messo. Bella lì, raga. Ho messo la live e sto facendo vedere i miei genitori. Grande, dai, mi raccomando. Ciao genitori di grandissimo Pippo, mitici. Ciao. Allora, spariamo, ci divertiamo in allegria, in allegria. Ma sì, proprietario del canale. non si spara in allegria. Solo che villa. vabbè, dai. Si spara in allegria, è un gioco, raga, non è vero niente, Mi non è... dissocio categoricamente. Bravissimo. Dissociati perché ha detto Dissocio una dallo sparare. stupidata. In allegranza. In allegranza. Capisci, briconcelli di terroristi? Io non ho capito come tu mi sei Fortissimo. No. È malato. Una persona qua che è un amico mio che si chiama Fortissimo. Marco, ha il canale. E agli spettatori. E mi ha invitato nel suo canale a fare la parte. Stavo spiegando a mio padre come Sì. funziona. Ciao papà di Pippo, ciao grandissimo. Marco Drans Games ti saluta. Ciao, ciao, ciao. Ecco, a me già mi sparano. Oh ragazzi, domani Ma quello sera. è per l'allenamento, non stiamo Domani sera. giocando. No, infatti, domani sera, ragazzi, c'è il compleanno di Bragali, della mia mitica e Ah, bellissima moglie. è Quindi il domani. compleanno di tua moglie Sì, domani. domani sera volevo prendere una tortina. E quando siamo in live che viene a giocare a GT Sport, voglio cantargli la canzoncina. Bella, bella lì, dai, dai, Ah, dai. che Sì, bello! sì. Domani che cosa fai? Il turismo? Sì. Ho preso, allora devo fa far 20 milioni ragazzi, perché Gran Turismo sono uscite le macchine nuove, c'è una Ferrari 200 GT qualcosa, boh, una roba del genere, costa 20 milioni amici miei. 20 milioni costa la Ferrari. 20 milioni. Quella che c'ho io giù in garage, Sì, uguale. quella modellino. Sulla nave, ragazzi. Dai, dove? La Nave? nave, Ok ragazzi. ok. Ok, io l'ho segnalata. Bravissimo. Andare sulla nave. Bravissimo, allora seguite me che ho gli occhialini, eh? Così mi vedete da lontano. Ciao amici di Twitch, ciao Sharder, Ciao, Charlie, grandissimo. torna. Allora andiamo sulla barchetta, eh? Ciao, ciao mitico. Ultima nave, sulla nave. Oh, allora Sharder, stasera seratina mitica. Ciao ragali, ciao amore mio, stasera seratina. Carla. Grandissimo. Stasera Ciao sera. Carla. Grande, grande. Ah, ok. Stasera seratina. Arrivo tra un po'. Dai, amore mio, ci manchi. Vieni, vieni, vieni. Vieni che ci divertiamo stasera. Tra un po' arriverà anche il grandissimo Morris, ragazzi, eh? Noi siamo già qui. Siamo tutti amici. Ci divertiamo, ridiamo, scherziamo. Ok, ragà? Trova tre Cazzeggiamo. soldi, dateli a Pippo. Io non ho trovato niente. Io qualcosa c'ho, dove sta che... Qua c'è un'arma arancione se volete, eh? Ciao Lord e Giulia, ecco, vi ha risposto. Allora, lascio Ok. tutto, ecco qua. Allora, ma la barca spero che sia questa. Sì, ci siete anche voi, ok. Sì, siamo noi.
Era bello anche la modalità quella con i soldi, ragazzi, comunque, Mi è piaciuta sì, l'altra volta, sì. Carino. Sì, giocavo sì, con sì. un amico mio di Roma, quello era molto carino. Sì, 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 è vero, è vero. Allora, una strategia... Allora, c'è qualcuno sul tetto, c'è qualcuno sul tetto? No, è andato oltre, niente. Non mettere paura così. Ero... Tranquillo. Oh, vedo uno... No, forse erano le foglie. Vabbè. Mi servono $300 per prendere la cassa delle armi. Okay, no. Attenzione. Eri tu, Marco. Ah, ok. Cioè, ci spaventiamo da soli. Ciao, amici di Twitch, benvenuti, ragazzi. Ragazzi, non riuscite a trovare $300? Aspetta, forse io. $800, vieni. Vengo io. No, sto arrivando, devo venire lì. Ok, aspetta, mettiamoci dietro qua, però. Ok, allora... no, aspetta, non mi ricordo. No, non è questo. Giù. Direzionale giù. Okay. Vai. Almeno faccio arrivare la cassa delle armi. Sì, sì. Ok. Io intanto sto curando, Cerchi riduzione. Orca. Faccio arrivare qua. Oh! Cazzarola! Ma Pippo, mi fai finire un colpo! Ma dillo, avvertimi, cazzarola! Oh, io sto vedendo. E non vedo nessuno. Questo dici che è più figo. Vabbè, io sono un attimo mutato. Siamo tutti ok. C'è mia figlia che piange. Fa burdè. Ok. Caspita, ma sai che stavo ammazzando Ale. Non c'era per un secondo. Per un secondo non è venuto fuori il nome. Ma te voglio bene anch'io. Sei fatti. Da questa parte. Ma è possibile che non viene nessuno? Ma Pier sta andando in avascoperta, lo seguiamo. A sto punto forse conviene, no? Tanto le armi le abbiamo prese. Stanno adesso verranno tutti quanti verso la nave. Dici? Aia. Per prendere il lancio di equipaggiamento, no? Guardala qua, c'è qualcuno. Guardala che c'è qualcuno. Hai visto sopra il tetto? No. Ciao amore mio, vieni tata. Dentro sto palazzone c'è sempre un botto di gente, Ho visto che è atterrato. Oh, chi spara? Enzo Pier. Sopra sto tetto c'è qualcuno comunque, Allora. Vedo movimenti, ha detto, Eccolo! Eccolo qui! Preso, io ho rotto l'armatura. Ce l'hai fatta? No, io ho rotto solo l'armatura. Ancora sta lì dentro, sicuro. Ma il grande Pippo l'ha ammazzato uno comunque. Andiamo dentro? Andiamo? Porca! Aiutami! Occhio! Che l'hanno fatto? Sei morto? No, io no. Sicuro. Grazie, ci siamo un po' perché... Andiamo dentro? Così Pippo sta fuori? Sì. Guardalo! No! Aiuto, ragazzi! Attenzione! Oh, quanti arrivano? No! No! Figo, come spara? Oh, ha lanciato anche un qualcosa, Ma no, siamo già morti. Bello. Ciao Tony Boy, ciao ragazzi. Ciao Devo. Grande Pippo, ne ha ammazzato uno. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Tra pochissimo arriva anche Morris, state qui sul canale, Andate. Ci facciamo una mega giocata insieme a Warzone, amici miei, Allora, dai. Ciao! Giulia è che sta a parlare con la madre. Mamma mia, che... Ciao, mamma di Giulia! Emilia si chiama, mia mamma. Emilia? Sì. Ciao, Emilia! Ciao, grandissima mamma di Giulia! Grandissima, mi raccomando, iscriviti al canale, Marco, fa le cose buone. Iscriviti al canale, Emilia! Grandissima! Grande. Buongiorno, le
anche internet. Oh, un po' di... Non siamo durati nemmeno 2 minuti. Sì, no, infatti. È stata ridicola. Beh, ma è un riscaldamento. Grandissimo. Sì, ci sta, ci sta. Ha detto la Giulia che la mostra un po' la madre, fa il cassatiello e la pastiera. Oh, bella lì. Poi dopo, se ci rimane qualche briciola, te la famo vedere. Dai, dai, va bene, ci sto, ci sto. E ricordagli alla mamma di Giuli di iscriversi al canale di Marco Trans Games, mi raccomando, Va bene, dopo io lo dico. Di fare l'account di Twitch e di iscriversi, ok? Ci conto. Oh, esatto. Perfetto. Poi io una mano gli faccio aprire un canale su Twitch sicuramente. Che fa da mangiare, che farà sicuramente più iscritti di Marco Trans. Perché il cibo tira di più. Porca miseria. Madonna, se fosse questo il gioco, non quello là, sarebbe bellissimo, il gioco in pre-lobby, così proprio il gioco. È vero. Se fosse questo è veramente... Ciao! Ti sto sparando io, Ale, scusa. No. Incredibile. Birbantello. Quando arriva la scena qua, ragazzi, no? Che arriva il bianco, caspita, mi arriva una flashata che mi stordisce quasi. Ragazzi, non andiamo più alla nave. Dove? No. Ho messo sulla mappa. Ok. Allora, io... a Living Quarters? Sì, sì. Ok. Ciao amici di Twitch. Grandissimi, stiamo iniziando a giocare col mitico Lord e il mitico Pippo, dissociatore ufficiale di Marco Trans Games Channel. Grande Pippo. Tra un po', ragazzi, arriva anche il grandissimo Morris. Sta arrivando. Oh, oh! Mi hanno già ammazzato. Aspetta, sono io. Vai. No, non posso tirarti su. No, mannaggia. Sto arrivando. Ma questo c'aveva solo pistole, sto scemo. Oh! Dove spari? Spararmi! Dai! Oh, c'è uno! Ah no, è Ale! Dai, dai! Ma smettila! Si vede che manca il capitano. Sì! C'è un po' di anarchia in questo dare Marco. Dai, raga, mi fate spaventare. C'ho la pistola io. Devo cercare un'arma. Cioè, Pippo si è defenestrato alla grande. Dov'è che sono andato? Questo non eri tu. Aiuto, qualcuno trota. Dove? È quell'altro di prima. Esatto. L'ho riammazzato, raga. L'ho riammazzato. Stavo per tranquillo. E vedi a giocare? E poi è arrivato quello vero. No, un altro è venuto qui. Ah, che disastro. Ciao amici di Twitch. Hai l'idea di andare in questa casetta? Ah, di sì, sì, è di Marco. Guarda, dai. Non è possibile. Con la pistola. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Un po' di Warzone tra amici. Tra un po' arriva il grande Morris, eh? No, ma siamo davvero morti tutti? Sì, sì. A parte... Ah no, dai, rischiariamo. Andiamo ancora qui. Segnalino. No, sono andato ancora quello, ancora uguale. Vabbè, dai, per adesso io vado qua. Beh, mi stanno quasi sparando. Ok. Cacchio! No, questa casa qui è infestata, ragazzi. Questa casa qui è un disastro, eh. Sì. Non si può fare niente. Ciao, Giuli! Grandissima! Ciao, Mitica! No, sta casa qui è un disastro. Ha messo il segnalino, vediamo un attimo. Ciao amore. Ciao Giuli. Allora, segnalino non lo vedo. Dov'è che l'hai messo, scusa? Non lo vedo, no. Non lo vedi. Le armi. No, non lo vedo. Ho trovato una pistola. Ah sì, adesso sì. Oh raga, ma che modalità è, scusa? Ma siamo in pre-lobby? No, è la partita lobby. Ma c'è un bordello di gente, ma com'è possibile? Non si riesce a capire più niente, ragazzi. Qui in mezzo è un disastro, eh. Ciao ragazzi, ciao mitici.
ma dove vado? C'è un bordello di gente. Ma vieni, okay. Dove siamo noi? Figo mio, è lì che sto vedendo. Ma per arrivare lì è un disastro. Oh, la nebbia, no, c'è nebbia qui. Ah, nemici, ha tutto. C'era tutto. C'era nebbia, c'era nemici. Però uno l'ha ammazzato, uno fa. Oh, bravo. Vediamo. Mannaggia. Siete morti tutti? No, sì, no, devi rimanere tu, devi rimanere in vita. Io sono entrato adesso. Ah, sei entrato, perfetto. Sì, amore mio. Bravissimo, amore. Bravissimo, amore. Ciao Kiri! Ciao amico mio! Grande Kiri! Rimanete di più. Vabbè, ma non ho fatto. Chi ti ha ammazzato? Chi ti ha ammazzato? Ma da dove? Stavo sul tetto, c'è l'angelo di Vandalo. No, dai! Ma chi è sto vandalo? Ah, da dietro! No, lancio. Guarda, guarda, si è messo la piastra, quello che ti ha ammazzato te nell'angolino e mi ha ammazzato anche a me. Non ci credo. Non ci credo. Riesci a sopravvivere, Pippo? Anche Pippo. Dai, Pippo. Dai. Te l'ho visto tutto sulla tua visuale, è stato bellissimo. Marco, c'è una persona che ha. Sì, c'è la mitica Bragali. Ciao amore mio! Sta mangiando la pappa. Arrivo. Brava. La Giuli ride, amore mio. Ma dietro di te, Marco. Dove, dove, dove? Era sopra dietro di te. Guarda, sicuramente facendo le scale. Dai, andiamo, andiamo. Ma tu che me ne vendi a ridere. Aspetta, c'è. Ma è Pier? No, quello è Pier. Oh, arriva! Aio, 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 aio! Oh! Vieni, vieni, aspetta. Curo io, curo io. Lo faccio curando, attenzione alla porta che arrivano, Ciao, Mikoto! Grandissimo, Mikoto! Grande, grande, amico, come stai? Sì! Marco, che mangi, sei Marco? Carla, che mangi, sei buono? Carla, c'è un bombardamento di precisione in arrivo. Carla, che mangi di buono? È quello che ho mangiato io più. Insalata di patate. Insalata di patate. Crocchette di pollo. Chi è fuori dalla zona è meglio che si sbrighi. Tutto bene, grandissimo, grandissimo. Oh my god! Ma il terzo è entrato dalla finestra, raga, ammazzatelo. Sto balordo. Ci facciamo un po' di Warzone. Grande, amico. No, siamo smuerte. Siamo settimi. Ci sta, dai. Dai, abbiamo fatto 4 uccisioni totali. Beh, Marco Drums 2 però, Grande Drums. Brutto è quando non fai nemmeno un'uccisione. Sì. La storia della mia età mia. Era buona la minestra di lenticchie, amore di chielo. Benvenuto nella famiglia, grande Kiri, ragione, ragione. Ciao amici di Twitch. Di vicini di casa di Carla. Dunque era buona la minestra di lenticchie. Comunque Marco, non dire più di andare a quel posto al living. Non è bello, Ci pettiniamo? No, no, no. Andiamo alla barca. Siamo durati. Di nuovo alla nave. Siamo durati un 3-4 minuti in più alla nave. vabbè, dai, andiamo di nuovo alla nave. Andiamo alla nave, andiamo alla nave. Ciao amici di Twitch! Sta giocando il grandissimo Lord, il grandissimo Pippo, il grandissimo Marco Drums Games. Salutate ragazzi! Ciao 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 a tutti! Ciao a tutti, ragazzi! Grandi, grandi! E tra un po' arriverà Morris, ragazzi, Quindi state qui con noi. Grande! Ci si ma. Ci si. Manda da solo, Marco ci si manda da solo. Mikoto, vai bravo. Che fa Ale, che fa Ale? Niente, sto cercando di urlatori seria. Poverino. Barca ragazzi, barca. Ah no, adesso la pre-lobby, ma chi se ne frega della pre-lobby.
Però la più bella che il gioco in sé, è vero no? Grande amico, guarda quanta gente c'è qua, oh. Ci vorrebbe una bella bomba, sai, con una bella bomba, che bello, che divertente, che facevi tipo 7-8, eh? Bella la bomba, scoppia di bomba. Usatelo come scudo umano, ma lo fanno Mikoto, vai tranquillo amico. Mikoto sa che sei mia moglie, sì. Beh, non lo so, non è mai entrato, si è scritto oggi, grandissimo amico. La mitica Bragali è mia moglie, dopo arriva anche lei, ed è più brava di me a giocare a Gran Turismo, quindi figurati amico. Fine dell'allenamento. Fila allenamento, infatti non moriva. Ragazzi, state attenti, non fate arrabbiare il drago, eh. Se mi fate arrabbiare il drago sputa fuoco, vedete che sputa fuoco oggi? Quindi me l'avete già fatto arrabbiare, state tranquilli. Comunque avevo visto l'immagine, è carino. Che coffa? Il drago? Le fiamme, sì, al drago. Hai visto che carina? Sì, dai, ci sta. È cartonato, c'è, eh. C'è Thoradin con noi. Ciao Thor! Ti devo dire una cosa, Marco, dimmi tutto. Allora, se vuoi che ti mando l'IBAN, te lo mando in privato, eh. No, non è quello. A te si sente bene, perfetto, perfetto, perfetto. E gli altri no? Te si sente, ci sente piano. Tutti? Ancora la solita storia che si sente più il gioco che noi? No, ma si sente meglio a te, ma a me Pippo piano. Aspetta che sta dicendo qualcosa anche sentire meglio a Marco. A Pippo Alessandro si sente piano. Quello metto il mio. Il metto di Liban. Bello. Bello. Liban è quello dello youtuber, dello streamer. Aspetta, allora, se dici così. Giuli, guardate che c'è solo le piastre dentro, raga, è morto qualcuno già. Aspetta che vado un secondo. No, non c'è qua. Allora, audio. Allora, meno di così. Ok. Allora, metto quello di Bragali. I Liban? Metti quello di Bragali, tanto poi arriva sempre qua in famiglia. va bene, non c'è problema. Aspetta, raga, c'è uno là in fondo, lo sto puntando. No, vabbè. Okay. Ma non c'ho il fucile da cecco, eh. Marco, bella Phil! Grandissimo Phil! Posso avere munizioni? Dammi tutto. Vai Thoradin, rincaricati di protezione. Bella Thor, Thoradin, ma non è i party, ma lei è più brava. Certo che è più brava mia moglie. Mikoto, Bragali, bravo amore. Che dite, ci spostiamo? Adesso poi arriva qua di fianco, così riuscite a vederla anche bene. Io direi di andarcene. Dai. Da qua, sì. No, dobbiamo trovare $7,500. Io ne ho 2,000. No, Marco, devi vedere l'audio del party, no, del gioco. L'audio del party è impostato tutto su alto. Marco, me li dare i soldi? Non si sente bene. No? No. Vuoi già i soldi? Sì, dammeli. Aspetta, andiamo qua dentro però. Queste cose così... Scusa. Allora, qualcuno che mi copre. Le munizia, grande Phil. Aspetta che vado dentro un attimo nell'audio del party, ragazzi. Allora, io non mi ricordo più come si fa la questione dell'audio. Occhio che stanno arrivando. Ok, niente. Scusate, ragazzi, lo guardo dopo la questione dell'audio. Stanno arrivando? Sì, da questa parte qua. Tipo e Ale che devono... Allora, dovete aumentare voi, ragazzi, l'audio, dicono, e dice Kiri. Adesso appena finiamo la partita lo facciamo subito, Aspetta che questa qua è la partita della vita, raga. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Tra un po' arriva anche il grande Morris, raga. Dov'è? No, l'ho visto. L'ho visto.
ma non c'ho più munizioni. No! Sono morto! Quello stronzo è saltato giù dall'alto! Grande Phil! Domani andiamo con Gran Turismo, eh! Quando sono morto sono andato nel sottomondo in pratica. Davvero. Ciao Crix! Ciao Crix, grandissimo, benvenuto. Tra un po' arriva Morris, ragazzi, tra un po' arriva Morris, state dentro in live. In fibrillazione. Bella lì, raga. Stiamo facendo un terzetti perché siamo troppo mitici. Sì, sì. Allora, io sono infatti. Aspetta, io sono già dentro al cerchio, raga, Io anch'io, ti sto dietro. Ok, dai, entrate che qui c'è un armadio. Oh, ho visto qualcuno. Salutala! Ma te si allergi a Warzone, ma... Ai raga, ho visto. Dove? Stanno venendo dal fuori al dentro, però credo che qua dentro c'è un disastro di gente, credo, eh. Sa anche se... Ha finito di mangiare la papa, amore mio. Comunque, solo per la cronaca, ho formato un mazzo... Sei samurai semi forte su Yu-Gi-Oh! Master 2, grandissimo, grandissimo. Infatti, ho chiesto oggi a mio figlio, come ti ho detto nel gruppo, ma la come si dice, la non c'è la scuola, è un casino. Bagno libero, è qui Marco. Se voglio sfidare, va bene, eh. No, prima la bagno era libero, se ancora sto ostio acciu. Sì, ma va, il bagno è libero? Va bene, vado. Non si può chiudere la porta, però. No, dai, che non te guardo. Vogliamo. C'è il povero Pippo che sta è morto. Stavo in mezzo a tre persone. Oh, e perché andate là? Marco, resisti. Infatti. Ho messo il segnino, occhio, 20 secondi. Aspetta che vado dentro in un bagno. Sì. Grande amico, salute. Triangolo e cambia con la pistolina, ma no dai, ma è così bella sta arma. Sì, dici che sono più veloce con questa. No, rimani in bagno. Oh, no, però, non c'è nessuno. Pistolina. Ah, la pistolina, no, quella drrr, drrr. Mi ha ammazzato, quindi... 25 rimasti. Ci siete, eh? Io sì, sto paragonandomi adesso. Bravo. Oh, qualcuno spara? Ero io. Ah, non mi fa saltare. Ragazzi. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Eccolo. Ah, stronzo. Sei morto? Morto. Ah, attenzione, ce n'è altri? Sì. Angolino. Ah, angolino, occhio. Occhio Pier! Uno l'avevo stesso, ma non so se l'ha rianimato. Accogli un'arma al posto della pistolina. Ah, ok. Ma perché sono morto? No, perché siamo morti tutti! Dai! Raccogli l'arma al posto della pistolina. Ok. Perfetto. Gioca ancora col team. Dai. Signore Marco, due uccisioni. Grande. Allora, per adesso posso lollarmi. Ok, ragazzi, questo termine è molto fico. Lollarmi. Abbassa un po' la porta solita. E giuggiolarmi che sono il più bravo, ma poi quando arriverà Morris purtroppo starò muto come un pesce. Oh, è Giuli. Lord 19 fa male. Ciao amici di Twitch, ciao amore mio, ciao patata, ciao Carla, una mela, mamma mia, ma poi ti fa venire l'irritazione la mela, la mangi ancora. Lord 19, casa di tua madre, sai. Si sente la mancanza di Morris, vero? Sì, tantissimo. Allora Morris dovrà arrivare a breve, ragazzi, perché ha detto che arrivava a casa alle 9, tempo di farlo entrare in casa, poverino. Onestamente. Allora ragazzi, Morris arriverà tra poco, quindi rimanete dentro in party con noi che ci divertiamo. Stiamo riscaldando per quando arriva lui. Servizio starnuti in funzione. Giuri, Phil dice servizio starnuti in funzione. Grande. Sì. Allora, ragazzi, domani Gran Turismo, Gran Turismo, corre anche la Bragari, corre anche questa bellissima moglie Tina che ho in fianco.
servizio stanotte è bellissima. No, cosa, Chirichino? Gran Turismo no. Eh sì, amico mio, domani c'è Gran Turismo, bisogna comprare le macchine. Mamma mia, quando è accaduto malissimo. Eh sì. Dopo mercoledì vediamo un attimo il da farsi, eh. È un po' una... Allora, Marco Drums è tutti i giorni, amici miei, 8:30 in poi, in live, e vediamo un po'. Forza, mandorlatori seriali. Regalamelo, vai tranquillo. A me o a lui, mamma? Anche a mia moglie, tanto tutto in famiglia. Cosa, Pippo? Ho cambiato, proviamo ad andare qui. Ok. Come mia? La mela è mia? Amo, quello che tu è mio, quello che è mio è tuo. Ok, dai, via, via, via. Questa è la ragione. Dobbiamo ricordarci, ragazzi, quando finiamo la partita, però, di alzare sto volume, dei vostri microfoni. Ma sì, che bella idea. Vorrei atterrare qui sul tetto. C'erano tutti. Sei morto? Sì, abbastanza. Ma dai! Soprattutto è ora che magna. Lo so, mo dopo aumento l'audio del microfono. Sì, sì, sì. Siamo partiti a fuoco, ragazzi. Dobbiamo... la madosca! Qui l'ho sentito anch'io. Giulio si sente benissimo. Giulio si sente benissimo, però, infatti. Andiamo un attimo. Dobbiamo stare in gruppo, raga, eh. Andiamo sulla casetta sopra. Sì, dobbiamo stare insieme. Vicini vicini. Venite su. Allora, ecco, io sono dentro con lui, sono dentro con Pippo, vai. Vieni, vieni Ale. E non stiamo vicini. Stiamo simili. Vicini vicini. Eccomi qua. Vicini vicini. Amo! Vedete le placche caricate. No, sì. Veramente, io non ne ho. Ok, placca presa. Ne avevo tre. Ne oh, raga, ma che cazzo spara? Ma perché spara? Non è come in TV. Oh, cacchio, oh, cacchio. Oh, raga, oh, raga, oh, raga. Dove sei? È qui lui. Mamma mia. Dicevi ai nemici a me perché no, si no, mangiano sì. Arrivo! No! No! Un altro! Grande Kiri, dai, rientro dopo! Vivere. Ciao, vi saluto, vado via! Bravo! Madonna, che bordello! E lì non tira una bella aria. No, no, no. Ma dove vai? Ce lo dovevamo riprendere quel posto. Sì, sì, oh, finalmente si vede bene, molto. Perfetto. Ecco, aia. Stai finendo la mia mela. Stasera è buona sta mela, non so perché. Forza, perché fa correndo. Perché è mia. Sì. Allora, io salgo su, eh. Aspetta, Pier. Vengo dietro con te. Arriva, No, io il medico di sono... Ai, ai, ai. Arrivo. Attenzione, giù alle scale. Questo ti rimette in sedere. Vabbè. Attenzione, arriva. Ma dai! Eccolo! No, ne è arrivato un altro! No, è finita! Perché è scroccata, sì, amico! Sono da dietro al muro. Drums, tre drums! Aumenta ancora, Marco, tre uccisioni. Allora, abbandoniamo con tutti. Con il party. E intanto io vado un attimo a aumentare il volume del microfono. Sì, anche tu, Pippo. Cosa devo fare? Allora, vai su audio, no, su microfono, regola microfono, e lo alzi. Ah, lo devo alzare di più. Sì. Notte, ragazzi, ciao Phil, grandissimo. Grande, grande, grande Phil, buonanotte, grazie che sei venuto, grazie, dai, ci vediamo domani sera, Phil. Magari giochiamo anche insieme domani, dai, dai, dai. Oh, avete abbandonato il parco? Sì, purtroppo ho schiacciato due volte il cerchio, scusa. Allora, triangolo. Audio cuffie.
Sì. Regole ciao Phil. Ciao Micotto. Allora. Aspetta, è il tiburon. Ma non basta okay, schiacciare sul pulsante delle cuffie. No, io ho l'auricolare quello a filo. Ah, è il tiburon, aspetta. Sì, sì, aumenta. Io ho aumentato un po'. Io ti sento bene adesso. Oh, ti senti benissimo. Mi sento anche a me? Oh, eh. Benissimo. Pippo, ok. Pippo, parla. Ok, ok. Parla, Pippo. Ma devi rifare il party. Sì, sto già invitando. Allora, adesso sto cercando te. Ti senti? Il tiburon, eccolo qua. Pure Giulia ancora meglio la sento. Le cuffie. Quindi ora si sente bene. Sì, ma non le uso, Kiri. Le puste sono quelle cuffie che ci sono lì davanti. Io quanto meglio. Non lo so se senti tu, se mi sto dicendo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, io vedo Ale, se sta entrando? Ah, io sto con te. Sento di... Eccolo, è entrato pure lui. Sente più la Giulia che Ale, Kiri. Non è che la Giulia che sta giocando. Allora, come sarebbe altrimenti? Si era bloccato. È sotto, ma. Io sono magnato in megafono. Però non caricava. Sono nel sud. Tira girare basta. Sì. Ma che... ci vuole la tua mano, amore mio. Na 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 quartetto. Meno fai la buona. Na 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 na. Ragazzi, io sto cantando sta canzone a Giulia. A Giulia. Dico Pier. Hai gli occhiali fighissimi, Pier. Di vero arancioni. Arancioni, belli arancioni. Belli, belli anni 70, eh? Anni 70 da boss mafioso, arancione. Non si crede nessuno. Eh sì, col pistolino piccolino. Col pistolino piccolino, ha detto. La pistola, attenzione, la pistola. No. Squillante e profonda. Bravo, bravo Kiri, hai ragione, hai ragione. È vero, bravo. Amici, andate anche a vedere il canale di Kiri, che fa dei video fighissimi, ragazzi, Grande, grande Kiri che fa video fighissimi. Su YouTube lui non streama su Twitch, ma su YouTube. Che lo devi parlare poco. Allora, devi parlare il minimo indispensabile, mitica Giulia. Se lo dico io sembro il cattivo della situazione. No, oh, quindi stai muta. Avete già parlato troppo. Scherzo, raga. Allora. Ma dai. Adesso tra un po', ragazzi, dovrebbe arrivare il mitico Morris. State dentro con noi che ci divertiamo. Mitici. E scrivete nella chat così posso salutarvi, amici, E ci facciamo una bella seratina divertentissima. Ma quindi siamo di nuovo in tre. Io ho fatto quartetti, Si vede che siamo troppo forti e hanno paura anche a entrare a giocare con noi addirittura. Ok, andiamo a Chupencao qua, com'è che è? A Arbor. Abbiamo un... Ok. Un corpo. È vero, noi del sud abbiamo Ins. Penso che non ha detto tutto quello che doveva scrivere, però... O Ins vuol dire... Inspiration. Oh, ti stavo ammazzando. Ti giuro che ti stavo ammazzando. Veramente? Sì, ragazzi. Scusa. Beh, non credo che c'è il fuoco amico, però... Allora, attenzione, Ale, sto arrivando da te perché io non ho armi. Pure io uguale, c'ho solo una pistolina. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Io non ho appena iniziato, non è ancora morto nessuno. Occhio di amici. È forte. Cosa succede? Aiuto, mi hanno ammazzato. Chi? Stanno dietro di te. Ah, davanti e dietro, dappertutto, raga. Tutto, Mamma mia, arrivano davanti e dietro. Dobbiamo giocare più così anche noi, raga, Grande Giulio, grazie. Sì. Dobbiamo stare più attaccatini, raga. Attaccatini. Pizzicatini. Vieni, amore, attaccati a me, attaccati. Ok, Marco. Oh?
No, siamo seri che abbiamo finito la partita? Dove li metti? Porca miseria, sono in vita solo io. Drago. C'hai il fuoco su, c'hai il fuoco del drago sui tuoi capelli, amore mio. Attenzione che ti brucia. Siamo finiti, è stata bellissima come partita. No, sì. C'è ancora Marco. Ah, ok, perfetto. Ok, ragazzi. Rientrato? Grandissimo. Io intanto ho beccato un botto di soldi dal tipo qui. Bravo. Zoni c'è? Non l'ho visto, amore. Chi è che canta lì che non sono io? Indovina. È Giulio. No, è una del sud. Grande Giulio, registralo e sentilo in loop. Ti trasferisci da me per fare la babysitter. Chi è disposto a trasferirsi in Inghilterra, ragazzi, perché non tutti sanno che il mitico Kiri abita in London. Troppo lontano, come venivo. Sono qua, ne ho 3.300 se vuoi. Ci porta, ci lasciava qua da noi, ecco. Non c'era problema. Oh, oh my god, oh my god. Sai, mia moglie ieri sera mi ha chiesto che serata da brindisi. E tu cosa hai fatto? Allora, coprimi quando vedi tu la mappa un negoziato. Cambio un attimo l'arma. Ok. Ti aspetto. Ai, io curavo davanti, mi ha fatto il giro da dietro. Scusate, raga. Niente. Super V, super V. Ah, è un emote, giusto? A volte quando non le fa vedere, mi si dice super vinil. Vinlin. Ciao, amici di Twitch. Benvenuti, ragazzi. Tra un po' arriva Morris, Dovrebbe, speriamo che arrivi. Vediamo un attimo se mi ha scritto qualcosa. Comunque, noi siamo già bravi, comunque, Quindi anche se non arriva Morris che le vinciamo poi un po' tutte, o comunque anche se non le vinciamo, diciamo che... Sì. No, acqua, acqua ragazzi, scusate tantissimo, acqua. Non sai non fare il bagnetto? Non sai non fare neanche nel gioco. Questo dietro è Pippo. Uffa, voglio starci anche io. Dove? E dove? In live, sì, non c'è problema. Basta che vieni. In live con voi, chi ma non ho le munizioni io però. Qua c'è un bordello di roba, raga. Dove sei, Marco? Sono nato qui, aspetta, adesso te lo dico. Sopra. Sono a Arbor. Sotto c'è un cassone a farmi uscire appena appena paracaduto. Ah, ok, arrivo su. Cassone, quello per cambiare le tue armi. Sì, l'ho fatto, ho già prese. Ok, siamo sopra. Arrivo allora. Sì, ma io servono le munizioni. No. I bambini belli. Molto belli i bimbi. Allora. Ok. Fucile di precisione. State tutti guardando dalla parte davanti? E un po' qua, un po' là. Allora, se tu guardi davanti, io guardo dietro. Ma che non c'è niente. Ma qua poi quando arrivano tutti uno dietro l'altro, eh? Zona marcata. Sì, l'ho visto, Daniele, nulla ultima comunicazione. Vedo movimenti. Vede. Ai. Dentro. Mannaggia. È entrato. No. Sto cavron. È entrato. Te l'ho ammazzato io, Rimanete lì, tenete il posto. Sta arrivando un nemico. Attenzione. Tenetevi il posto, è tutto a vostro. Va bene, Marco, io ho paura però. Un po' anch'io. Ti dico la verità. Aspetta che vi dietro gli angolini, è camperato. No, fagli scemi a chiudere le porte dentro e poi ci siamo fatti ammazzare così. Tu dimmi, sì, ha aperto la porta, erano lì come due scemi. No, raga, non ci credo.
E Marco Drums, due uccisioni. Due uccisioni. Grande! Marco! Oia! Dimmi tutto. Allora ti dico una cosa, a Napoli si dice, no? Che la paura fa 90. Sì. E chi se la piglia 91. Hai capito? È stata delicata. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, esatto. Ma che è un family friendly, questa live. Hai capito? Sì. Super family friendly questo canale. Marco, ma quindi non hai fatto quartetto? Ma certo che ho fatto quartetti. Se può essere che non è entrato nessuno, forse c'è un tempo per entrare. Ah, ok. Non ho capito che cosa ha scritto Kiri. Mi dissocio. Ciao amici di Twitch. Tra un po' arriverà Morris. Non ho capito cosa ha detto. Posso urlare Leo? No. Leggi. Leo? Amore? Vieni Tato. Ciao amici di Twitch. Quando parlo, amore mio, non parlarmi mai sopra. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Saluta amore mio quando vedi che entra i nostri amici di Twitch. Ma devi prestare attenzione, ma guarda che mi fai ammazzare anche, mi stai prestando. Grande Olivia, ciao Olivia. Saluta anche te gli amici di Twitch. Girati dall'altra parte, Olivia. Olivietta. Lei guarda me. Vabbè, lasciala lì poi. Ok ragazzi, andiamo a farci una mega grande, Giulia. E abbonatevi subito, non vi pentirete, amici. Se volete giocare con Marco Drums, lasciate un bella lì. Allora, questo è il pre-partita, il pre-lobby, raga, quindi si si ammazza, esatto. E si fa delle cose incredibili senza danni. E invece adesso ci facciamo il quartetto. Tra l'altro io dovevo dire anche Samuele sempre in tre. La Giulia c'è la gatta rovine che si chiama Mimì e Popò. Ok, quindi non è entrato l'altro. Mamma, devi farmi da l'appoggio con la gambetta, dai, su. Allora, dove andiamo, raga? Non ho visto. Dove? Ci ha messo Arbor? Ha messo il segnetto. Non l'ho mica visto il segnetto. L'ho visto adesso. Ancora lì, mamma mia, ma c'è tipo 17 persone che sta venendo qua. Sì, proprio. Proprio. Sentirci soli. Finiamola in un minuto. Ma anche meno di un minuto. Ma c'è tutto un bordello qua. C'è un bordello, ma sono già morti. E loro sono morti, mo. No, c'è quello verde. Verde e Ale? Sì, ha messo il numero. C'è troppa gente, raga. Al verde è Pippo, dissociatore. Ma vanno insieme, ragazzi. Noi siamo. Cazzeggiamo ognuno per i fatti suoi, raga. Dobbiamo andare insieme. Sto vedendo più di. Infatti cerco sempre di arrivare insieme a voi, ma. Porca, questo spara le munizioni. Un amico mi ha detto che devi prendere una scheda di acquisizione per installare OBS. Un amico mi ha detto che l'ho comprata, il gatto è la miglior scheda che usano tutti gli youtuber più famosi. È solo che devo configurarla e il problema è la configurazione e il Era rimasto porca loca. Porca loca. Ce l'ho la scheda di acquisizione, Kiri. Ma ti ho mandato anche la foto oggi? Ma no, ma siamo seri? Allora, partita, aspetta. Con il party. Dobbiamo fare il quartetto. Adesso vedrai che faccio quartetto. E poi glielo riferirò, ok? Poi sì. Fare con la configurazione? Adesso ho visto altri video, poi mio cugino mi ha passato un paio di video per fare la configurazione, ma è anche una questione poi di PC. Devo vedere un attimo...
come configurarla bene. Allora, abbiamo detto che facciamo no, Rebirth. Devi lasciare parlare laggiù. Allora, Rebirth, non so se stai guardando la live, Mitico, quartetti, ok? Visto? Rebirth quartetti. Sì, sto guardando la live. Ok, quartetti. Se non mi trova una... il cellulare davanti. Non mi trova il quarto perché tutti sono intimoriti da noi, siamo troppo forti. No, non ho capito perché non viene a giocare con noi Kiro. Ero impegnato a farmi il mazzo su Yu-Gi-Oh! Ah, vedi? Ah, ok, bravo. Io avrei anche questa qui a livello 10, tra l'altro. Lui è cazzuto, no, questo, quello là, il Marucci. È tipo Arturo. Ma non c'è una brasiliana? No, non c'è. La pippa che è tipo? Io prendo lei perché ho livello 17, ragazzi. L'ho trovato e ho vinto due partite su tre. Grandissimo, dai, poi me lo passi. Così senza far fatica vinco anch'io. Lo sbattimento l'hai fatto tu, Kiri. Ma me lo voglio provare pure sì. Io sto Yu-Gi-Oh! Ma è bellissimo, è gratuito tra l'altro. Consiglio a tutti ragazzi di scaricarvi Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bello, bello, molto bello. Però è bello difficilozzo. Invece posso consigliarvi il gioco che hanno dato col mese del Plus di questo mese. Che è un gioco di carte che non è Slide the Slayer, una roba del genere, ed è un gioco alla Yu-Gi-Oh! Molto più semplice, molto bello tra l'altro, sì, a me è piaciuto veramente un botto. Ma pensate che c'è anche gratuito su Game Pass? Che cosa? Sì, sì, è gratuito su tutti. Ah, ok. Devo andare, devo chiamare le qua. Ok, va bene. Yugi no, è inimitabile. Sì, non c'entra niente, ma è molto più semplice quell'altro. Yu-Gi-Oh! È bello tosto, bello tosto, bello ma tosto. Grazie, amore mio. Oh, entra. Io all'epoca le carte, quelle di gioco di carte vere che iniziai era Magic. Non so come sei andato più. Sì, ma sì. Cosa, scusa? Mo basta. No, tipo quando giocavo con le carte dall'altra parte della mappa. Aspetta che mi... Il mio primo gioco è stato Magic. Magic è figo anche lui, tanta roba. Mo era attaccata già. Cioè stai facendo un casino, non attaccarlo, no, non c'è abbastanza USB. Dall'altra parte della mappa. Dammi la USB. Ok. Che dove lascio il telefono di là? Di Bud Spencer e Terence Hill, quella dei pompieri. Bellissima. Ah, ma questa è già partita, raga? Ok. Oiaiai. Quindi andiamo su sulla torre, Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Tra un po' arriverà Morris, spero almeno. Cioè, ha ritardato un po'. Se no, comunque ci possiamo godere una nostra bella giocatina, Oh, caspita! La peppa! Siamo sulla torre, Marco? Eccoti. Sì. Però io non vorrei fare così, che poi, ho visto? Guarda qui il tipo! Non sono io! Non gliel'ho fatta! Lo so! Cercavo di colpirlo pure io. Okay. Torre ancora? Oh cacchio! No, si sta glitchando il gioco, ragazzi. No, perché? Ok, no, a partire okay. È tornato normale. Allora, il problema qui di entrare nella torre è che... Eccolo qua, è arrivato ancora lo stupidone. Mamma mia. Fa così, lui arriva e viene qua sulla torre. Occhio Ale! Ci ha provato a ammazzarlo. Grandissimo. Speriamo che Pippo sia vivo. Occhio, occhio che arriva. Occhio Pippo. Vai Pippo. Sei tutti noi per 4. Se sei l'unico 3, proprio. 2 1. Eccolo. Grande Pippo. Vogliamo il primavera.
Adesso è arrivato. È una canzone di Pippo, eh? Sì. Ti vendico io se riesco. Sto ritornando anch'io. Vai, è morto sto stronzo. Scusate la parola perché siamo family friendly, ma questo è proprio lo stronzo. È boss, è duro. Che cacchio, mo beata, eh. Ai, 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 arrivano anche da molto lontano. Sì, sì, proprio guarda. No! Questo qui volevo ammazzarlo. Porca! Bel fucilozzo da cieco. I rinforzi sono in arrivo. Arrivo. Tra l'altro tra un po' dobbiamo spostarci, eh. Che sopra... Oh! Ancora? Sì. Vai, che uno l'ho segato. A sberle ti prendo, a sberle. Ok. Testina grande, vendetta vera. Ma mi sto zitta, perché sta zitta la mitica Giuli? Beh, fa un po' di casino. Brava. Canta no, perché altro sta canta le canzoni e rischia di oh Giuli, no, pure mi c'è un soldato non è vero. Caspita, non è vero. Ma posso, puoi prendermi sto tipo qua o no? Oh, nebbia. Nebbia, oh mio Dio, via subito. Via. Stai non cantare canzoni. Eh no, eh sì. Se no gli dai problemi. Aia, chi è che spara? No, non ci credo. No. Ma chi era sto qua? È arrivato dietro dal muletto! E poi aveva una mitragliatrice silenziata! Infatti, non si è neanche sentito! Dimmi che sei ancora vivo, grande Pier! Sì, che è vivo, Pier, grande! Vivo. Occhio, Pier, eh! No, l'abbiamo appena detto! Grande! Che siamo arrivati ottavi! E Drums sempre doppio! Bravo, Marco! Grande Pier! Anche Ale, bravo, raga, dai! Grazie, grandissimi, grazie. Grandissimi! Allora, io... Non è bravo, Ale! No, è bravissimo, bravo. Sono cattivo io! Sei brutto! Non è vero, è brutto! Adesso c'ha un attimo la fase bambina! Brutto, la Ale! Porto a nanna! Brutto, Ale! Faccio l'ultimo! Ancora sta con la Giulia! Che cosa? Ale! Sta facendo la bambina, sta facendo brutto, Ale. Sì. Brutto, Ale. Sì. È perché lui infatti non è bambino, eh. Non è bimbo, no? Sono bimbone. Sono bello, sei tu. Grazie, amore. Allora, ragazzi. Dopo doveva entrare il mitico mister... E purtroppo io... non ce l'ha fatta per sostituire. Ah. È un bruto, bravo amico, vero. Oi. Questa è la pre-lobby, ragazzi? Sì. Ah. Per fortuna. Io faccio questa, Marco, poi sta. Va bene. Infatti doveva venire l'amico mister e non è arrivato. Doveva arrivare il mitico Morris, ma a questo punto alle 10... Non lo so, probabilmente ha voluto un imprevisto. Non faccio queste uccisioni anche nei imprevisto. Giochi normali. Infatti, sì, anch'io faccio dei capolavori. Testa di Crick. È bellissima scena. Sei una grandissima testa di Crick. Sì, infatti. Però la tenevo per farti lo scudo, non poteva farlo. No, qua da Crick, eh? No. Crick si dice. Come no? No. Crick si può dire. Testa di Crick si può dire, oh! Donne! È arrivato la rotina. Allora, donne, siete un po'. Stasera siete iperattive. La mia Carlita, la Giulia, iperattive, eh?
io perché ecco tu perché io appunto. Perché allora Living Quartet è dove? Allora io sto dando al solito coso qua, al solito metti un segnetto. Io sto andando qua, ormai sono qui. T'ho visto. Porca miseria, non mi è uscita. Ok, fuciletto. Prendiamo la cassa, amici. Vai dentro la torre? Sì, bravissimo. Non mi veniva a dire la torre. Ok. Sono io e Marco. Ok, va bene, grazie che me l'hai detto perché sennò. Allora, mettiamo le piastre. Adesso sparami. Mettiamo la piastra, è proprio italiano preciso. Mettiamo piastra. Allora, vedo il mitico Pier che sta arrivando a fuoco. Sì. Grande. Oh, ha sparato qualcuno, quindi vuol dire che c'è qualcuno sopra? Non lo so, andiamo a vedere. Secondo me, sì. Allora, amici miei di Twitch. Aspetta, Twitch. Vabbè, mica pago io. Non si può salire sopra la torre da qua, eh? Non c'è. No. Forse qui? No, non si esce. Come avete fatto entrare? Perché ti paracaduti dall'alto e si va anche sopra. La finestra sul testone, ricordo. Ah no, sai dove? Si può andare da sotto? Sì, raga, vieni. C'è la corda. Eccola qua. Ok, attenzione però che se andiamo su tutti insieme ci massacrano. Oh, strano. Mettila. Succede mai. Mi sta venendo l'allergia. L'allergia, però non è che devi fare un bordello che poi la live viene fuori tutta incasinata. Fai l'allergia, tienitela per te. E fai. Cioè, cazzo. Cioè, no. Sì, lo so che siete rumorose voi come donne. Ehi, però senza di voi? Ah beh, non si può stare. Esatto. Allora, vedi? Allora, li vedo là in alto. No, questo è un fucile da cieco. Un fucile, no? No. Insensibile, poverina. No, che poverina, fa un casino. Sì, Marco a volte si è molto insensibile. Ok, stanno lì, ma io non ho niente da distanza. È vero, non ho neanche sentito quello che ho fatto. Fa più rumore te di loro. Ma dai, che quando mangio le mandorle lo faccio. No, c'è ragione, Shader. Bravo, Shader. Devo sparare? Anche... Io ho sentito sparare, amici miei, Sì, ma hanno Ho sentito un fucile da cieco, ho sentito. Sì, anch'io. E io andrei. Ho visto un colpo. Eccolo! Sì, l'ho visto anch'io. Via, andiamocene. Sono sdraiati due. Oh, vuoi dare giù uno personaggio? C'è il mio personaggio che non vuole andare. Eccolo là, l'ho visto. Hai visto? Sì, nella casetta. L'ho ucciso. Grande! Oh, c'è un rifornimento qua, Sì. Ma dopo non posso migrare tutto. Casse d'avvicinamento, nuova zona sicura. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Oh, cavallo, oh, attenzione. Arrivo Marco. Attenzione che qui sopra ci sono, Il cerchio non è ancora in riduzione, sì, Non c'è nessuno qui, Pippo? No, finora non c'era nessuno, però sicuramente a momenti arrivano. Sì. Per forza. È un dato di fatto che arrivano. Comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Ecco l'altra, oh, c'era una qui di fianco e una davanti, anche nelle orecchie.
Allora, sta tosse. Prendete lo sciroppo. Oh, 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 qualcuno di noi è morto, eh? Mi hanno ucciso. Chi è morto? Uè, Davide, le cuffie sono qui dietro di te. Vieni, vieni. Okay. Le cuffie sono una bomba. Provo. Oh, grandissimo. Ciao, Davide. Grandissimo Davide. Allora, mettiamo il parabrezza qua, il parabrisa. E non salite a prendere rifornimenti. Se poi crepiamo. Io c'ho il compito di. Oh, oh, guardalo. Ok, dai, copri. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. No, 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 non dimmi che sei morto! No, porca! Cioè, ciao Davide! Ciao moglie del mitico, saluto! Ciao Davide! Grande Davide! Oggi Davide si è fatto... Oh, siamo morti malissimo, raga! Allora, tu esci, hai detto, o te ne fai un'altra, amico mio? Esci o te ne fai un'altra? Dimmi subito sul pelo! No, io esco! Ok, allora, usciamo col party... E il mitico Davide oggi si è fatto un mega regalozzo, si è comprato la telecamera della PS5, wow, le Pulse 3D e si è comprato grande il gioco. Davide. Sì, così almeno vediamo le sue live con la sua faccia. Seguite il mitico Davide La Monica, youtuber, su YouTube. E si è comprato anche il gioco che non mi ricordo più qual è. Perfetto. Che gioco hai preso, Davide? Dicelo. Ok ragazzi, io vi stacco qua e già vi do la buonanotte. Buonanotte, sì, buonanotte amico mio, domani. Dai. Ci vediamo domani con Gran Turismo. Buonanotte, onore. Ciao Lord, ciao Giulia. Ciao Giulia, mitica allora, Giulia. È la Giulia che vi saluta? Ciao. È la Giulia che vi saluta? Ciao. 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 Ciao Pippo, ciao Sharder, ciao Kiri, ciao Marco. Ciao, grazie. Carla. Ciao. Bello. E ciao a Davide. Sì. E ciao Mikoto. Bravo, 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 bravo. Per fortuna hai salutato. Per fortuna hai salutato lo youtuber, grazie, grazie che mi hai salutato sì, nel mezzo, nel mezzo. Ha sì, salutato anche me. Sì, no, mi ha salutato. Mi ha salutato, ma mi ha salutato nel mezzo, nel mezzo. Grande Giulio. Ciao, buonanotte. Ciao. Allora, Pippo. Ciao, ciao bello. Ciao, stammi bene, ad ogni sera, domani ci facciamo un denaro sporco? Sì, bello. Sì, sì, dai. Dai, dai, ci sta. Quartetti Rebirth, giusto? Questo era? Sì, sì, quartetti. Grande. Dai ragazzi che facciamo un quartetti Rebirth. Grande, no, Mikoto. Questo è ritorno. Hai sbagliato? No, denaro sporco, ok, va bene, va bene. Penso carico. Che ci sono quello, eh. Ah, carico, è eh. Tutto carico. Aspetta, aspetta. No, carico, carico. Anche noi, Giulia, grandissima. No, carico non è mica quello col camioncino? Quello col camioncino. Ah, quello vuoi fare? Aspetta allora che c'è... Ah, chi vado dicendo quello. No, quello dei soldi. No, ma facciamo carico, dai, facciamo carico col furgoncino, che mi piace quello del furgoncino, è bellino. Bisogna tirare avanti e tirare indietro. Anche noi, Giulia, grandissimo, Kiri, davvero, davvero. Siamo una grande famiglia, ragazzi. Anche Mikoto stasera si è unito a noi. Grande. Io giocavo con lui... E mi ha, mamma mia, sei noiosa stasera con sto nasino, amore mio. Il grande Mikoto, giocavamo insieme non mi ricordo più il gioco. Sì, ma Morris non entra più. Io a questo punto, sinceramente, gli ho mandato anche un messaggio, credo di no. Sharder, c'è Sharder. Sharder, vuoi venire con noi? Ciao Lord, grandissimo. Allora. Aspetta che chiediamo un secondo, ragazzi. Bevetevi un caffè, un secondino solo, che chiediamo se vuole entrare. Vergogna. Come vergogna? Ma come si chiama? Midgard. Midgard, Midgard, è vero, bravo. Che mi hai fatto fare i 100 giorni. Dimmi tutto. Allora. No, allora. Morris mi sa ha avuto problemi. Sto mangiando. Ah, è buona. Grande. Allora. Godfall, bravissimo, ecco. Che tra l'altro Godfall dovrei anche finirlo, cioè, però, vabbè. Cosa, cosa che no, si è andato via un po'? Ti levo le amici di Twitch. No! Ti dissoci da Godfall, bellissima, bellissima questa.
E come mi hai messo dentro oggi? Si dissocia già. Cerco sostituto. Allora, sta caricando, sta caricando. Ok. Dove entrare guidatore? Anche sì, vai entrare, ci sta. Vuoi entrare anche il mio amico Godfall è peggio di Anthem. No, dai, è bellino Godfall. Anthem, ragazzi, mi sa che è peggio di Anthem, anche se a me è piaciuto tantissimo. C'è forse solo Battlefield 2042, che ha fatto su un disastro. Allora, Morris dovrebbe arrivare, si spera, e il mitico Samuele dovrebbe arrivare, anche Mister dovrebbe arrivare, raga. Adesso vediamo un attimo, aspettiamo un attimo. Ok. Posso uscire? Dove? Dove? Ecco, mi sta dando tanta fastidio l'energia. Allora, è già la partita? No, no, non è la partita. E vai, amore, dai. No, era... Ti devo portare qua il volo. Allenamento, perfetto, perfetto. Vai, Marco, distruggi. Dai. Allora, per cos'è tutta sta roba? Ah, sì, è vero. Non mi ricordavo più cosa bisognava fare. Dobbiamo arrestare. Eh sì. E perché di solito partiamo sempre dall'altra parte. Eccoli, eccoli. Dai, lo stavo ammazzando sul furgoncino. Questi sono bravi, Questi sono bravi. Sì, è vero o no? Si vede già subito quando... Alfa ripiega, teneteli sotto pressione. Dai, sta indietreggiando, dai. Sì, no, per l'amor di Dio, dai, non è che adesso siamo così pippe. Arrivano al primo pezzettino. Però si vede perché andavano in tanti sullo stesso mezzo, no? Eccolo qua, attenzione. Un gioco simile a For Honor, ma supportato come Destiny 2. Se c'è posto, sì, vieni, vieni Sharder, vieni subito, vieni Sharder, dai Sharder, ti aspettiamo. Peppe, vieni Sharder con noi. Ah, caspita, c'è ancora Destiny 2, va bene, va ancora forte. Certo, ha fatto l'espansione nuova, Kiri. L'hanno fatta pochissimo tempo fa, un mese fa forse, o due, boh, non me lo ricordo. Che è la regina dei sussurri, mi sembra si chiama, va forte, Va forte, è ancora bello, è supportato tantissimo. No, ma perché tengo la bomba in mano? Okay. Marco, ma tu poi te lo stai gustando Elden Ring, stai giocando? No, perché sinceramente tra Gran Turismo 7 non finirà mai Destiny 2. Infatti neanche, non faranno neanche il 3, faranno tutte espansioni del 2. Purtroppo no, sono arrivato solo a un certo punto e non ce la faccio a andare avanti sinceramente. Ah, mi ha fatto partire la testa, raga. Sì, ma con la torretta non riesce mai a ammazzare nessuno. Ma com'è possibile che stasera siamo così scarsi? Dai, Sharder, vieni. Marco, i giochi tocca finirli. Uè, mitico, guarda il regalo che gli ho fatto. Dove? Dove lo guardo, Davide? Mitico, guarda il regalo che gli ho fatto. Caspita, non... Non riesco a... Dove, 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 dove? Davide! Oh, da dietro, raga, dietro! Cazzarola! Il regalo... Aspetta. Mi portano via tutto, mi portano via.
C'è anche il coso che non è che sta funzionando benissimo stasera, eh? Il PC. Non mi carica neanche la live. Davide, Davide, scusami, non ha... Allora, Davide, diamo il benvenuto in chat. Guarda il regalo che gli ho fatto nella chat. Non ho visto. Alfa indietreggia. Ti diamo il benvenuto. Non l'ho visto, Davidino. Il carico alfa è fermo. Nella chat. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, adesso arriva Sharder, il mitico Sharder, e dovrebbe ancora arrivare il mitico Morris. Non so se ce la fa venire. Mi sta scaricando il gioco. Ma come si sta scaricando il gioco? Non ce l'avevi installato, Shard? C'hai tipo la fibra a 36.000? Oh, hai rinnovato l'abbonamento, bravo! Grandissimo, ci sta, eh! 60 secondi, dai! Ok, dai, dai, dai. Sono dentro nel tubo, eh. Grande Marco, dentro nel tubo. Ma dov'è, dov'è questo qua? Continua così, vai che vinciamo! No! Questo da dove è che mi ha preso? Sei serio? Guarda! Dall'angolino, ma è un balordo! Hai rinnovato anche il plus, bello! L'abbiamo fatta! Ok, aspetta che finiamo, Shard! Grande Marco Drago! Grande, grande Pippo, grande dissociatore! Allora. Quindi Sharder c'è? Sì, adesso finiamo Sharder e ti invitiamo subito, eh? Bravo, bravo. Ma quanto tempo ci hai messo a caricare? Scusami. Ah, sta caricando la Play, no? Perché se dovevi scaricarlo. Sì, sì. Grande Davide, anche il Plasti sei fatto. Grande, sei un mito, Davide. Quindi Marco, bella chi? Ho pensato di fare l'abbonamento con quello più costoso. Credo assolutamente sì, perché mi farà provare i giochi e visto che ultimamente ne ho preso qualcuno che ci sono rimasto anche un po' deluso, ti devo dire la verità, per la grafica merdosa o per altre problematiche, se mi fanno anche provare i giochi non è male, ti dico la verità. Perché mi sembra che c'è la prova dei giochi e adesso non so come funziona. Ma no, ma sei serio che ho tirato la bomba sul furgone? Sul furgone nostro. Alla fine per mi sembra 18 euro in più all'anno, non mi sembra una spesa assurda, capito, per che mi danno la prova. Io stavo con la... dove? Ma no, mi sono abbonato al tuo... Ma come ti sei abbonato al mio canale? Ma davvero, Davide? Ah, grazie Davide, sei un grande, c'è un computer che non funziona, Davide, grande. Davide, sei abbonato al canale, mo, vieni a salutare, a ringraziarlo. Ti è passato, amore mio? No, non è troppo male. Ma tu non devi mangiare le mele, amore. No, tu hai mangiato la mela, non c'avevi l'allergia. Ciao, Davide, grazie. Tu hai mangiato la mela, devi smettere di mangiare queste cavolo di mele bianche verdi che ti fanno l'allergia, amore. L'abbiamo detto anche ieri. Arrivo. Pieni. Stasera Marco legge una cosa per un'altra. Sì, sì, sì. No, ma non mi funziona il computer. Grande, grande Davide, sei un mito, sei un mito. È bloccato il computer, ragazzi. È lì che gira, gira. E gira, gira il computer. Ok, raga. Davvero, davvero, grazie Davide, mitico. Allora, amici miei, seguite il canale di Davide La Monica, che è un youtuber, siamo amici, siamo soci. Cinta, no. Perché? Oh, chi è il cinta? Oh. Ma come, perché? Sono grande. Io sono incinta, raga.
E Marco pancione. Che è io c'ho pancione. Ecco Charder, grande Charder, bella lì, grande Davide, grazie Davidino, c'è un mito. Ok, ti volevo distrarre Marco, ah ok, grazie gentilissimo, forse la prima che vinciamo stasera. C'era già spaventato. Forse era la prima che vinciamo stasera. Forse, perché io sono sul camion, Vai, continua a guidare. È vero, si sente da Dio le cuspie della Fiat. Sì, sì, assolutamente. Non so, metti perché ti rimani troppo... No, perché mi isola troppo e poi mi... Adesso che fa caldo, gira, mi dà... C'è un sotto, lo sai? Oh. Adesso che fa caldo, mi... Mi fa un po' di irritazione all'orecchio, ti dico la verità. Ma non perché la cuffia è fatta male, perché è bellissima, ma perché, mi fa calore. Sì. Drums è sensibilissimo, strain. Buonasera. Ciao bello, mitico! Doveva venire. Vai Marco, continua. Sono qui, sono su io, mi devo io. Oh, caramba. Io sono su, Doveva venire. Oh no, non sono più su. Anche a me fa male, vedi. Sono quelle mele, ma bisogna buttarle via. Devo prendere le rosse. Fai una torta con quelle mele lì. È finita già. Poi ho finito tutto. Okay. Questa lacrimana anche nell'occhio. Che mi dai un fazzoletto, amore mio? Per cortesia, tata. È qui. Qui, qua. Dai ragazzi. Charder, adesso arriviamo, No, il cartonato, amo. Ci sono davanti qualche scemoto. No, davvero. Lo so. Come chi fa guidare? Ah, basta che vai sopra. Se vai sopra sul cassone o dietro, lui va avanti, però se c'è qualcuno si blocca, capito? Me l'hai scassato, mamma mia. Mia moglie mi ha scassato il cartonato. Porca miseria. Cioè, incredibile, mo. Dai, mancano 2 minuti, dai. Devo salire solo sopra. Sì. E cammina. Sì. Però deve esserci, c'è uno davanti. È bloccato, è morto. Sopra, ma non cammina. Ma c'è quella blocco lì che penso che o bisogna star su per un tot di tempo, poi si sblocca, vedi che c'è tipo una barricata, no? Oppure, non ho capito cosa bisogna fare, ammazzarli tutti nella zona, ci sarà qualcuno che tiene fermo il carro. Vedi che c'è scritto bloccato? Basta che sono qui, vedi, si mettono nell'angolino. Ok, uno l'ha fatto saltare. L'ha fatto saltare qualcuno. Quindi bisogna capire come si fa a fare saltare il carro, sinceramente. C'è la bomba. Forti. Oh, Ecco come sono lì. Dai, camminiamo, dai. Ho buttato il grande. Vinto! Grande Marco Dra. Grande Pippo. Adesso arriva Charder, usciamo subito. Bella lì, la prima vinta, ragazzi. Così si fa. Vieni, amore mio. Abbandona partita e parti, no? No, abbandona la partita col party, l'ho fatto io. Dovresti uscire anche tu. Ok, adesso invitiamo il mitico Charder. Aspetta, che sta caricando. Spero che si può rifare questa, è carina. Sì, è carina. La possiamo rifare, per me, guarda.
Ok, allora aspetta che ti invito, aggiungi amici, no, account, ID, no, aspetta, allora c'è il mitico dissociatore Pippo, e Pippo è fortissimo, e Sharder è arrivato adesso, eccolo qua, il mitico Sharder, che non posso buccargli le gomme, ragazzi, stasera, stasera è impossibilitato buccare le gomme a Sharder. Domani, se non sarà buco, però. Domani te le buco, però. È andata bene per te, eh sì. Comunque, la Lambo, visto il tuo video, ho messo i set. L'hai messo? Devi provarla ancora? Bella lì. Grazie mille, Davide. Ciao, Davide, grazie. Adesso, se funziona bene. Chi è che c'è dentro? Ma sei uscito anche tu? Ah no, ok, non vi vedo più. Facciamo la stessa allora, carico Rebird. Vai tra, dai. Se funziona il video, che piace come faccio. Hai visto come l'ho fatto? Ho fatto un po', non solo video di settaggio e basta. Ho fatto prima come che guido che andavo malino. Poi, grande Davide. Poi ho fatto vedere il settaggio, ho fatto vedere con calma, con i fermi immagine. Tutti i vari settaggi e tutto, che poi uno può fermare, ecco, su YouTube, cioè mette pausa, fa tutto con calma, no? Esatto, fa tutto con calma, certo non l'ho specificato nel video, ma uno lo fa, insomma, normalmente. E dopo ho fatto vedere io come giro col settaggio mio, no? Che ho fatto lì. Adesso vediamo se funziona bene, è interessante, piace alla gente. Comunque già tu mi hai detto che comunque è abbastanza fatto bene e tutto, le farò anche altri, perché comunque è piacevole. Fatti proprio così come il mio, sinceramente io ne ho trovati pochissimi di video su YouTube, proprio che ti fa vedere il settaggio, quindi insomma voglio portare... No. Ma la macchina si vede la differenza, potevo come quello io. Io vado meglio, vado davvero bene, poi lo provi anche tu così vediamo se è solo una questione mia o capito, magari... Guarda che lo usavo, non andavo bene. Sto avendo problemi. La tua? Quel settaggio che mi hai passato a te? No, come l'avevo fatto io. Fatto io. Sì, quello me l'avevi passato il tuo, mi sembra. Mi hai fatto una foto, mi hai fatto. Sì, non mi è riuscito così. Allora, diciamo che il tuo va... alzando la potenza poi. Io, scusate ragazzi, ho dovuto parlare un secondo. Dovrebbe forse arrivare il mitico Morris, Allora, sentiamo un attimo. Grazie, sennò mi dissocio. Mi dissocio anch'io. Che cosa? Sono arrivato Morris, si dissocio. No, dai. Morris. Allora, sono entrati adesso in casa, io gli ho scritto, ma può venire o è troppo tardi? Adesso vediamo che cosa mi risponde, perché sinceramente magari è un po' tardino, non lo so. Bisogna riavviare il computer, ragazzi. Devo riavviarlo perché davvero mi sta creando problematiche. Oh, cosa fai? Scompi tutto. Ma questa è già iniziata? No, è l'allenamento. Ah, ok. No. Ciao amici di Twitch. Benvenuti ragazzi. Oh mio Dio, mi hanno ammazzato. Stai, vieni, amo. Vieni nel tempo di scendere per fare a cazzo. Sì, no, qui sono. Ti segano, che è un piacere, ti segano, Comunque c'è gente che sta sul paracadute. Dai. Ascolta. Io quando giocavo tutti i giorni al Call of Duty ne ammazzavo di gente, cioè capisci, se tu giochi tutti i giorni a un gioco viene anche poi meglio fare le cose, diventi più bravo, si fanno cose più fighe, impari le mappe. Sì, i cecchini fanno tanto danno, Allora, secondo me non c'è proprio un... Sì, adesso vediamo un attimo perché non mi ha ancora risposto. Secondo me bisogna avere un po' tutto.
nel senso, nel senso che ci vuole il cecchino, ci vuole quello che ti prende. Porca loca, non riesco a... Io Warzone, terzo tentativo, l'ho disinstallato. Grande Kiri. diciamo che non è per tutti, eh. No! Vedi, qua sopra... Ci sono. Aspetta che vado a prenderlo. Devo andare a prenderlo, perché sennò questo qua ci fa su un macello. Ok, l'ho preso, raga. No, la bomba! Gli sono più per il corpo a corpo strategico. Eh beh, sì, poi dipende da uno come piace i giochi, eh. Allora, diciamo che se sei in un team può diventare strategico anche Warzone, eh? Perché se ognuno fa il suo dovere... Ognuno fa quello che deve fare, sinceramente, può diventare strategico anche questo. E giocato in gruppo, ti dico la verità, è una figata, perché magari giocato in singolo diventa un po' più paranoico, no? Oh mio Dio! Vedi, giocato in gruppo è più bello, perché adesso, vabbè, diciamo che questa modalità tutti collaborano per spostare avanti il carretto, però nella normalità non è che funziona proprio sempre così, eh. Qui diciamo che la gente proprio collabora per spostare il carretto, ma nella normalità il più delle volte la gente va in giro a casseggiare. Oh. Ciao, uno dietro. Sono un po' dappertutto, ti dico la verità. Il problema è che ci fa rispawnare troppo distante, non ho capito perché mi fa spawnare così indietro. C'è una partita fatta sulla strategia. Fare la stessa strategia si può fare se riusciamo a collaborare. Dai, mancano 2 minuti, dai. Quei bastardi mi sparano. Ciao Morris, grandissimo. Ciao Psycho. Ah, Morris è arrivato, raga. Adesso incominciamo a vincere. Orribile. Ciao Morris. Problemino. Ciao. C'è un problemino però. Ah, non puoi giocare? No. Oh, sei passato a salutarci allora? Oh, il gioco a 30 minuti. C'è l'aggiornamento. No, perché sono passato alla versione di... Ah. Ciao, Mori. Mai... Dimmi tutto. 29 minuti perché è già il 9%. Oh, caspita. Che peccato. È già il 10%. È la cosa. Vabbè, dai, rimani dentro nel party, così chiacchieriamo un po', ci divertiamo lo stesso. Se magari vedi la nostra live, ci commenti se siamo bravi o no, Morris. Mappa. Oh, guarda. È una cosa. Vuoi farla? Dimmi. Allora, vai nel party. Sì. Aspetta, ci vado giù. Aspetta, Morris. Ha ammazzato uno. Sì. Allora. Ah, sì. Sì, in partita. Aspetta. Ok, ci dai nel party? Sì. Ora fai la parte dove c'è scritto avvia condivisione schermo, la vedi? Allora. E avvia share play, scusa. Notifiche. Condivisione avvia schermo avviata, ok. Visualizza schermo condiviso. No, aspetta, scusate, no, ragazzi. Devi fare avvia share play. Ah, sì, ok. Condividi schermo. Avvia condivisione. Ok,
Condivisione schermo fatta. Mi vedete, ragazzi? Ancora in live? Io sì. Io sì, ti vedo proprio dalla... Sta guardando il tuo schermo. Ah, tu stai guardando il mio schermo. Oh, che onore, amico mio. Oh, che onore. Spero di non fare brutte figure. Adesso che mi hai detto che mi stai guardando, farò schifo. Sì, uno schifo totale. Sì, allora, dai. Davide, grazie, grande incentivo. Consigliami, Morris. Dai, dimmi la strategia. Cosa devo fare? Cosa devo fare? E io lo faccio. Aspetta un attimo. Ok. Lo ci sei 10. Ai. Allora, prima di tutto andiamo sul furgoncino, perché qua se non andiamo col furgon, raga, stiamo a spaziare. Oh mio Dio, c'è tanti cecchino. Grande Morris. Ciao Maurizio. Ok, ci sono. Allora. Spararafica. Sì, hai ragione. Oh mio Dio. Se vuoi puoi passare anche i comandi. Ah, effettivamente è vero, Morris, io posso. Potrei passarti i comandi, Sì. Lo vedi bene? Lo vedi bene tu? Sì, io lo vedo. Aspetta un secondo. Grande! Oh, ma ragazzi, siete troppo mitici, Siete troppo mitici, hai visto? Uno ti dice una cosa, l'altro ti dice. Adesso ti passo i comandi, aspetta. E faccio finta che sono io, però, No, è morto. Allora, perché non mi fa passare i comandi, ragazzi? Perché dovresti fare sempre... aspetta. Io ce l'ho il... ok, ho il plus. Vai, avvia SharePlay di nuovo. Aspetta. Allora. A me. Allora. Preso di me. E fai... Dimmi cosa c'è scritto, così vedo. Allora, aspetta che forse devo andare dal party adesso. Scusate solo un secondo, ragazzi, Sto facendo per vedere se riesce a giocare il mitico Morris qua. Allora, entro dentro al party. Ok. Sì. Disattiva nome, volume profilo. Ma fai avvia SharePlay. Allora, poi mi inviti e non fai però condivisione schermo, fai... Aspetta, allora, facciamo così. Avvia SharePlay. Morris. L'ospite gioca al posto tuo. Vai! Ok. Sto entrando. Ok. Ok, arca! No, abbiamo perso! Vabbè, ci abbiamo provato. Ciao, Morris. Ok, ci sono io. Sei tu? Ora sto giocando io. Allora, non voglio giocare. Aspetta, no, perché per proprio... perché praticamente è finita la partita adesso. Allora, ragazzi, adesso Marco Drums Games si impegnerà tantissimo e vedrete una partita come mai l'avete vista di Marco Drums Games. Perché gioca Marco Drums Games. Non è vero. Come non è vero? Come non è vero? Ma come non è vero? Ma ragazzi, vi buco le gomme su GT, se continuate così. Salvo tutti che Morris adesso. Allora, guardate, ragazzi, sono io, vedete? Vedete che sono io, Vedi? Vedi? Grande fusione, Marco Morris Game. Marmos Game, bella chi. Allora, va come va sciolto. Già mi sta girando la testa, Morris, sta girando già troppo veloce per i miei standard. Aspetta un attimo, visto che è una condivisione schermo, mi lagga un pochino. Oh, caspita. Vado male, l'adrenalina. Cuore di brutto. Aspetta, se si va di adrenalina. Ma poi sicuramente avrà dei ritardi, Un po' di input lag. Sì. Grande Mori! Guarda! Aspetta. È mi lag. Ti lagga un po', Sì, perché è una condivisione a schermo. Ma magari laggo già io, Aspetta che magari fermo il video qua, aspetta. Fermo un attimo il video. E tolgo il wifi dal telefono, aspetta, facciamo così. Magari anch'io ho il problema, che... Il loro carico ha superato il primo. Maurizio, sei un grande! Grazie! Sta giocando Morris al posto mio, io faccio finta invece che sono io! ho mandato un messaggio a tuo papà. ho sentito. Ti posso fare pure i livelli? Certo, io sono qua.
Io sono qua a imparare, un po' come gioco. Sì, ma guarda. Però stai andando troppo veloce per i miei gusti. Per i miei, no, gusti, per il mio... Ma da dove? Era sul tetto. Tanto io mi pettino. Se faccio così con i miei diventano così. Amore, due volte mi stavi tirando giù il logo. Guarda che hai fatto arrabbiare il drago. Bello questo. Il fucilozzo? Allora, ti consiglio sempre questo equipaggiamento. L'ultimo? Bella. Ok, vai tra. Ci aggiungi siringa e coltellino. Ok, siringa e coltello. Perfetto. Sta allargando un po' troppo. È una cosa improponibile, il SharePlay. Invece di questo ci aggiungi il coltello, va bene. Sì, boss, sta giocando Morris, guardalo. Perché si vede la differenza tra Marco Drums Games e Morris? Boss? Sì, sì. Ma come? Oh. No. Grande Morris, bravissimo. Gentilissimo, dice no Morris, grande. No, invece c'è una bella differenza, Morris. Guarda la tua parte. Fai bravo Charles, che domani ti buco le gomme. Ti lasciamo senza benzina. Oppure allora noi andiamo a benzina e tu vai con un'auto elettrica, va bene? Ecco. No. Guarda. Incredibile. Mi sto allagando troppo. Lo so, Morris, è un casino così, sinceramente. Un conto tu che giochi di tuo, invece tu devi entrare da me, lago, in più sto streamando. Infatti. Vabbè, dai, più che altro, stupendo sta scrivendo boss, eh? è vero. Stiamo lavorando per fare anche una live fighissima che si vede sotto al mio video, anche Morris che gioca. Quindi, ragazzi, avete un po' di pazienza che facciamo tutto. L'importante è che ci divertiamo mentre giochiamo. Il resto, bam, da dietro, grande Morris. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Vediamo. Lagga. Sì, assolutamente. Vaga, vedi, loro vaga. Ragazzi, la connessione, purtroppo non ci si può fare nulla, nel senso. Ah sì, questo m'ha cecchinato. Ah sì, questo m'ha cecchinato, aspetta che ti sistemo. Forte, ragazzi, che figata. Allora, domenica c'è stata la mega live con Maurizio. Vieni, amore mio, vieni a salutare Morris, vieni tanto. Sta giocando con la nostra connessione, sulla nostra play, guarda, vedi che io non sto giocando? Sta giocando grande Morris. Saluta, vieni, amore. No. Mi saluta tutti il grande Zanneboy. Però dai, è una figata. È una figata. Allora, vedo un attimo quando manca il mio aggiornamento. Sì, infatti è meglio. Mancano 18 minuti al mio aggiornamento. Dai. Tempo di fare due partitelle da me ancora, un po' così, un po' bruttirelle. Ma vabbè, 18 minuti che in realtà non sono 18 minuti. Sì, infatti. Dai, proviamo una cecchinata. Bam, cecchino, in testa Morris. Ma qui è il lag. Ah dai, era già morto, cioè è impossibile. Ah vabbè, non sono morto. Ma che non si fa a saltare? Cosa? Ah, Morris, come si fa a saltare il blocco di cementi, le barricata? Devi aspettare. Ah, si aspetta. È un checkpoint che però devi aspettare. Ok, un checkpoint. Infatti ti consiglio qualche equipaggiamento. Questo 10? Questo è buono, questo qua? Sì, è buono, però dopo te ne consiglio un altro. Sì, anche Mori sta scaricando il gioco, anche lui effettivamente. Sì, infatti mi sto scaricando sia Call of Duty mentre sto giocando, quindi... Vado a prendere un po' di partite. Comunque ragazzi, ha vinto! Vado a fare un po' di partite su video per 10 minuti. Poi... Dei bambini! Marco Trans Games Morris è bellissimo. Okay. Ciao Kiri, buonanotte, grazie mille. Ciao Kiri, buonanotte amico mio. Ciao, notte. Allora, equipaggiamento. Allora. Vieni, amore. Che sono qua, amore? Non vuole vedermi lì perché sono... Stanca. Ciao. Ma tu hai molto di armi bellissime. Ciao, armi belle? Ma troppo. Allora, io ti ho detto che questo gioco qua ci giocava sia mio figlio Vittorio, che è grande, ha 18 anni, e anche il mitico Zanny Boy, che è dietro di me,
che ha 11 anni. Ma troppo forte! E ci hanno giocato parecchio, ci hanno giocato parecchio. Aspetta, non mi dire. No, pensavo che era il drago. C'era il drago. Ora vediamo. Mi hanno detto. Ma ti metto un'arma bella, dai. Va bene, va bene, va bene. Io vedi che usavo quelle standard, non so neanche. Incredibile. Non sapevo neanche che armi avevo, Morris. Ah, questo non c'è proprio niente, non l'ho usato. Una pistola. Quindi dobbiamo mettere lì. È bella questa? Secondo te? Sì, è forte, solo che non hai i potenziamenti per quest'arma. Chissà, ne hai uno più forte. Ma rifacciamo questo carico che è bello? Sì, ora un attimo ci faccio queste. Sta facendo le armi, mi sta mettendo a posto un po' il settaggio. Almeno. Sì, io sto mettendo un cecchino. Bravo, bravo. Sharder invece non sta facendo nulla? Solito, fancazzista. Ok. Già le uomini, cecchini, raglioni. E dietro. Allora, vediamo un attimo il grande Morris che mi sta settando, ragazzi, il tutto l'ambaradan, le problematiche delle linee telefoniche, ragazzi, d'Italia sono problematiche davvero reali e problematiche. Questo è, che cos'è? Ed è buono. Livello 52, si vede che mio figlio lo usava parecchio questo. Che poi posso dire una stupidaggine, queste sono le armi anche che si usavano nel Call of Duty, vero? Che le passa al Warzone o sono diverse? Certe armi si passano da Call of Duty. Ah, ecco perché. Black Ops. Perché ci giocava parecchio a Black Ops. Allora. Le armi, questa qua te l'ho fatta. Allora, il 4? Proviamo. Ok, il 4, dai. Allora, devo ricordarmi il 4. Ok, mi sono messo un bel fucile di precisione col mirino 8 a per. Ok, perfetto. A posto. Vedevo. Una volta vado di cecchino da lontano. Questo? Non è. E vai, per il rango 40. Il tiburon grande. Wow, hai pure gesti. Questi sono bellissimi. Sono bellissimi. Sono belli questi. Li voglio io. Li voglio, se te lo potevo dare te li davo. Una settimana. Io? Sì. E li metto perché sono proprio belli. Ok, ok, non sapevo neanche come si fanno a mettere. dopo faccio. Ok. Ciao Fede, Marco Drowns Games, ciao Fede, Federico, grandissimo, benvenuto alla live. Allora, tu vedrai che si sta animando il mio monitor, il mio schermo, senza mani. Non è Morris che gioca al posto mio, ma io sto giocando col pensiero, ho questa nuova telepatia, no, sta giocando Morris con la mia play, intanto che gli scarica l'aggiornamento. Però questi aggiornamenti sono una cosa incredibile, ragazzi. Che cosa facciamo? Quello con la. Il furgoncino. Ah, sicuro? Ok. Sì, gli piace, ci piace parecchio, insomma, perché almeno è giocata, c'è il furgoncino, no? Figa.
Ok, Shard, sei pronto? Grande. Io mi dissocio il una cosa con Riccardo. Si dissocio. Vabbè, se ti dissocio lui, non dissocio pure io. Se dissocio pure te, e siamo a posto. Ok, ci siamo. Shard, e siamo tutti a posto. Non è giusto così, Marco Drams si fa sostituire. Marco Drams sta giocando col teletrasporto pensieroso, quindi lascia stare che... Avete rifatto il carico? Sì, sì, sì. Carico Rebirth Island, camioncino. Ora vado di cecchinazzo. Cecchinazzo. No, diciamo di no. Vinto sia sì, a spingere sì. Che a fermarla. Allora Fede, praticamente perché sta scaricando ancora il gioco di Morris sulla sua console e ho fatto lo share play e ho dato i comandi al grandissimo Morris, capito? Quindi sta giocando lui con la mia play, però purtroppo è un casino perché sai benissimo anche te che lui deve entrare nella mia play, la connessione, io sto streamando al lag. Quindi lui non può mai giocare come sulla sua console, capisci? E stiamo anche lavorando insieme al papà Maurizio, grandissimo tra l'altro, mitico Maurizio, a cercare in OBS di riuscire a far vedere sia la mia webcam che anche il suo gioco. Quindi è solo una questione di tempo, quando ci sono le live col grandissimo Morris da Marco Drums Games entrate dentro. Sì, 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 Fede. Ah, prossimo. Tu con la PlayStation 5, PlayStation 5 o Play 4, puoi giocare sia a vedere lo schermo del tuo amico sulla tua console, ma anche giocare al posto tuo. Sì, 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 sì. È bellissimo così, Fede. Sì, sì, sì. Tieni, amore mio, un po'. Notte, Mikoto, grandissimo. Allora, prima di tutto, grazie mille, amico, che ti sei iscritto al canale. Secondo, grazie mille che poi ti mando l'IBAN, mi mandi 1000 euro. Grazie, grazie, sei gentilissimo. E terzo, grazie di essere stato con noi. E che falsi, sono IBAN. Come fai a mandare un IBAN falso? Dai, Mikoto, noi siamo qui alle 8:30 tutti i giorni. Quando non c'è niente da fare o stai facendo qualcosa, ci vuoi mettere lì o vuoi vedere proprio e divertirti insieme a noi, entra dentro che sei il benvenuto. Grandissimo, amico. Buonanotte. È migliorato un po' il lag, Morris, oppure è sempre uno schifo? Sì, un pochino. Un pochino? Proprio poco, però. C'era uno lì! Mirino termico che a me. C'era uno lì fermo. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch. Sta giocando il mitico Morris sulla mia play. E poi ragazzi, noi... ormai tendiamo a non avere distanze chilometriche e cose del genere, ma Morris da casa mia, da qui dalla mia play dove sto streamando è più di 1000 chilometri, eh? Cioè comunque siamo belli distanti, Ora va! Cioè... No, quello era nascosto dietro la tenda. Bellissimo questo mirino. Sì. No problem. Per l'Iban cerco gente seria, basta solo un passamontagna e un piede di porco. Questa mi è piaciuta, questa mi ha fatto ridere, amico. Buonanotte, amico. Grandissimo, Nico. Ciao, ciao, Mikoto. Ciao, Mito. Non riesco a fare il kill. Non posso neanche muovermi che uno viene da dietro. Dopo la facciamo una malloppa. Un bel malloppino, sì, dai. Ci sta. Tu la devi fare. Ah, ok. Ha finito già di scaricare sulla tua console il gioco? In realtà... Forse sì. Io, e non va più, non so perché. Si è bloccato? Oh.
altri. Vabbè, quindi, se no dai. Finché se... non risolvo non posso fare live. Com'è? Se no dai, ti fai un'altra partitella, una o due, poi dopo sono anche le 11, credo che è un orario un po' tardino, andiamo un po' tutti, finiamo la live. Al massimo ci possiamo vedere anche mercoledì se ti va, capito? O venerdì, insomma, dai, possiamo fare anche vabbè, più serate. Mercoledì in poi sono libero perché dai. Ho le vacanze. Ah, sei in vacanza? Ah, vero, voi ci avete le vacanze di Pasqua, che fortuna, raga. Dai, poi vediamo, se no ci facciamo una bella livettina anche mercoledì o se c'è tuo papà facciamo un Gran Turismo, eh? Domani sera c'è Gran Turismo. Se non hai niente da fare, Morris, ti aspetto a vedere la live, eh? Ci divertiamo insieme, anche col mitico Sharder, che gli buco le gomme dalla macchina, quindi lui correrà con le gomme bucate. Ma volevo pure io provare a giocare. Dai, se no vieni dentro anche tu, scusa, ci divertiamo, chi se ne frega se... gioca anche mia moglie, che è bravissima. È bravissima solo con la Ferrari, perché con le altre va a sbattere. Vieni, amore mio. Aia, mi hai pestato il piedino pidello. Hai pestato anche il muso del cane. Hai fatto un casino, infatti. Dai, domani sera, se puoi, Morris, facciamo una bella partita alla GT. Eh? Bello, mi piace. Sharder. Ma tu, Pippo, non ti piace il Gran Turismo? Sì, carino. Ah. Vieni a gareggiare con noi. Ma, infatti, quello che ti stavo chiedendo, ma tu ce l'hai? Perché non te l'ho mai chiesto se ce l'avevi. Ah, sarola. C'è in culo che c'è Star. È troppo in culo, vero? Non è tanto bella, sì. Oh, che bello, ragazzi, streamare quando giocano gli altri al posto tuo. Mi sta piacendo l'idea, eh? Senza sbattimento. Infatti. È bello così, è molto più bello. Ok, mi dissocio. No, come ti dissoci? Come ti dissoci? Non dissociarti da sta cosa. Madonna, è rinculosa quest'arma, eh? Mamma mia, oh. Un caricatore per ammazzare uno. Sì, tra lag, rinculo e tutto. Fanno la della la finestra. Sì, è forte, però c'ha un bel rinculo, ha detto. A parte che si vede, ma. Oppure facciamo una cosa. Dimmi. Io esco. Sì? Non mi fai solo lo share play a modo che ti vedo. Ok, così scarica il gioco, dici? Oh, sono arrivati. Il nemico ha recuperato un pezzo di satellite. Allora, dimmi tutto, quando esci? Stiamo bloccando Alfa. Dai, blocchiamo. No. Io non mi do le siringhe perché non so neanche come si fa. Deve chiederlo, quello più brutto con un vero. Sì. Ma le siringhe servono per correre, Morris? Ti dà adrenalina, anche male. Dato. No, mi sono chiuso. Sei chiuso dentro, bellissimo. Ah, vedi le torrette? Grande morte. Sì. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Warzone col mitico Morris, il mitico Sharder e il mitico Peppe, eh? Il mitico dissociatore. Abbonatevi ragazzi. Grande, bravissimo. Sto già piazzato, ma non... Dimmi tutto. Provo a riavviare la PlayStation così vedo se funziona. Va bene, dai, allora togliti dal share play, così faccio io, poi tu riavvii e rientri, ok? In party, così ci dici se ora Alfa può avanzare senza il nostro ostacolo. Ma che lo
l'ora è giusta quella dell'orologio. Oh, sono io, raga. L'orologio è giusto? Oh, riavvia. Sì, sì, va bene, va bene. Riavvia e torna. Così magari una o due per tentare ce lo riusciamo a fare. Vai, vada, vada, vada. Arrivo, 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 raga. Arrivo, arrivo, arrivo. Arrivo, 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 arrivo. Il problema è che bisogna stare attenti che sono dentro, eh. Non puoi arrendere. E amore, io non so neanche qua come si fa a fare la siringa. E vai, due li ho ammazzati, raga, non riesco ad arrivare al camioncino, ma dentro la casetta qua sto facendo un massacro. Andiamo? Sì, sì, rimane. Tomo, Tomo. Guarda il camion, camion. No! No, ce l'hanno fatta. No! Per poco. Cabrones, dice mia moglie. Stavo davanti al camion, mi hanno ucciso un secondo. Erano dentro tutti in questa casetta qua, raga, comunque. Un bordello ce n'era dentro, tipo 5-6. Massacrati. Sì. Ci sta, dai. Metti play. Così vediamo il video. Ok, allora sto usando. Ciao dottor Master, grande, grandissimo. Domani sera ti aspettiamo su Gran Turismo, dottor Master, eh? Grandissimo, va bene? Che poi tra l'altro, scusa dottor Master, che io non mi ricordo le cose, probabilmente me l'hai anche detto ma me lo sto dimenticando, ma tu volevi giocare con noi e ci dovevamo passare il nick? Oppure eravamo rimasti che vieni a vedere e ci dai consigli e roba del genere? Perché non mi ricordo sinceramente, scusami se te lo chiedo, ma c'ho una memoria un po' da canarino, dice mia moglie. Ci sto. Oh, perfetto. Allora aggiungimi sulla play, che domani sera possiamo giocare insieme, se ci sei, vabbè, se non ci sei domani non c'è problema. Quando ci sei ci facciamo una bella partitozza insieme. Perché domani sera facciamo la partitozza anche col mitico Sharder che sta giocando con noi in questo momento a Warzone. Allora, aggiungimi su PSN quando vuoi Marco Drums Games, ok? Ti aspetto, eh. Che dovevamo darci? Ah, ok, ok, ok. Infatti, infatti, mi ricordo una roba del genere che dovevamo scambiarci poi alla fine. Va bene, dai. Quando vuoi, su PSN cerca Marco Drums, e basta, senza games, però Marco Drums, e poi ti accetto l'invito, eh? Scrivimi che sei tu, che sei Dottor Master di Twitch, perché sennò magari io lo vedo e dico, ma chi è questo qua? E non ti accetto. Bella Manuel! Prima mi sono... Oh, bravissimo, bravissimo, anch'io me la sono comprata, bravissimo proprio, perché tra un po'... Chi è? Manuel. Ciao Manuel, grandissimo, grandissimo, benvenuto. Stiamo giocando con Morris. Allora, prima Morris giocava con la mia play, adesso sta riavviando perché c'era un aggiornamento, questi aggiornamenti qua del cavolo, e allora sta cercando di riavviare così riusciamo a fare un paio di partitelle, anche perché è tardi, sia per lui ma anche per noi, che domani andiamo al lavoro, siamo tutti un po' rinco. No, bastasi. Ok, grande. Mamma mia, questa roba qua che è bianca, che non si vede niente. Scrivo qui il nome che ti aggiungo. Scrivi il nome, amore mio. Ce la fai a scrivere? Grazie, amore mio. Sì. No. Allora, come logo ho il mondo di Little Big Planet e il mio logo, su PSN. Quindi non dovresti... avere problemi. Peccato l'altra Audi che è finita. Eh sì, l'Audi è finita. Adesso non ho messo stasera, non so se hai visto, la Ferrari da 20 milioni e un'altra macchina che non mi ricordo, che è bella anche lei. Però 20 milioni, ragazzi, sono 20 milioni, eh. Non bisogna fare niente.
La 300 qualcosa o 250? Ah, beh, bello, bello, vecchio. Sì, sì, sì. Però la Ferrari possiamo farmare un po', sì, in teoria la Ferrari è tanta roba, cioè, Ma già che c'è, volevamo 30 milioni di danni, tanto. Ma sì, ma ti anche 100, tanto, dai. 10 milioni di euro, quella che fai, no. Già che c'è gente che può farti 20 milioni di euro. Sì, infatti. Allora, a me non piace però il coltello. Cacchio, sì, ma no, il coltello devi lanciarlo giusto, invece la bomba fa boom. Grande Davide, tieni il mappamondo come l'immagine del profilo. Sì, il mondo di, il mappamondo di Little Big Planet, è lui, sono io. Perché sta matta, ma. Sì, sì. Ma quanti va, dai, su. Caspita, aiuto. Madonna, ma che stress questi qui che lanciano le. C'è un razzo. Vai, uno è andato. Uraga. Andiamo. E chi il razzo, magari. Che cosa è successo? Chi mi ha invitato? Ah, dottor Master, dopo ti accetto, è arrivato adesso. Dai, che così facciamo le mega partitozze offline, così posso fare tutte le cose fighissime e ci facciamo anche delle mega live insieme, ragazzi, con gli amici di Twitch, che sapete che a me piace tantissimo giocare con voi, anche se poi alla fine magari non vinco, però l'importante è divertirsi, giusto amore mio? Anche perché c'è Sharder che secondo me o gli buchiamo le gomme o arriva sempre primo. No, ci riuscirete? Si dissocia. La Ferrari non è buono. Ah, tu dici? Dici che non è buono? No, il mitico dottor Master dice che quella Ferrari che vendono da 20 milioni non le ispira. Ma sapete una cosa, ragazzi? Io non ho mai capito. Oh, che peccato. Vabbè, questa era partita male, dai. Ma quello che non ho mai capito io, per fare il... fare un'altra, dai. Sì, assolutamente. Anche perché non vedo Morris, quindi... Allora, comunque... Eh sì. Io non ho capito. Oh, Marco Dram secondo, Charles del primo, grandissimi ragazzi. Pier quarto, bella lì. Perché abbandono la partita, scusa? Ah, non sono io a far lost? Chi è che l'ha fatto la partita? Devo abbandonare la partita? No, ma non c'è lost. Chi è che l'ha fatta la partita? Io. Allora l'ho fatto io, aspetta, faccio abbandona. Vediamo se siamo tutti insieme. Io non vi vedo. Voi siete dentro insieme a me, Sì, Charder, sì? Minchia, ci metto una vita a caricare però. Marco Drums. Tu Pippo? Sì, ok. Carico Rebirth, sta già cercando, Beh, però funziona bene, dai, vogliamo essere sinceri, Dobbiamo essere sinceri che funziona abbastanza benino. Allora, no, io vi stavo dicendo una cosa. Sì, una o due partite, poi andiamo. Adesso vediamo se entra dentro ancora il mitico Morris. Un attimo. Marco. Oh. Mi sa che siamo usciti. Oh, io. Sardegna con la zona. Allora, aspetta che rifaccio il gruppo. Cosa ha scritto? Cosa Sharder, scritto? Comunque. L'ho rifatto perché... Sì? Sì? Quanto? Allora, io ti dico, ho fatto, se ti interessa, dottor Master Mitico, un video,
Ti sto invitando, eh? 15 giri? Sì, sì. Le gomme non si... Io te la faccio fare con la Dodge Tomahawk, ok? In 22 minuti, con il settaggio che ti faccio vedere e con facendo solo un pit stop. Alla modi veramente, veramente facile. Se mi segui anche su YouTube, Marco Drums Games, ho postato sia i video dei settaggi per adesso per una macchina, ma ne farò parecchi sulla Lamborghini. Arriva, ti sto il Tiburon, ti sto cercando perché non sei all'inizio, sei a metà della mia lista. Aspetta, si vuole a letto. Ciao, allora. Davide. Ciao Davide, buonanotte amico mio, grazie mille. E il Tiburon, perché non lo trovo? Prima ti vedevo sempre. Grazie mille Davide. Invitami dal party. Eh? Il Tiburon 2. Invitami dal party. Allora, da party non ci sei. No, ma prima ti vedevo, scusa qua, eh. Prima ti vedevo qua. Allora. E ho fatto praticamente il video, l'ho postato... Devo abbandonare la lobby, ok. Preferisco usare la Zonda o McLaren? Sì, io ho usato anche io la McLaren, ci ho messo 25 minuti ed è figo, no? Sì, quello è vero, però con la cosa ci metti... Ciao Davide! Ciao, buonanotte. Allora, il Tiburon, io non ti trovo, ma tu sei uscito dalla lobby? Sì, sono uscito. Aspetta che ti cerco. Così facciamo un paio di partitelle, ragazzi, ce ne andiamo nannina nannetta. Tanto il mitico... Oh, vai a letto, tata. Cioè... Allora, Emanuele, perché non ti vedo? E il Tiburon, sei andato nella parte sinistra, non nella destra adesso, amico mio. Ok, ma ti ho invitato Sharder? Ah sì, mamma mia, arriva il video dopo, sono un paio di minuti di differenza, niente di che. Sì. Ho sbloccato un altro mirino, 12x. Bella 12x. Facciamo sempre il carico, vedo? Vero? Carico Rebird? Sì. È interessante, dai. Facciamo un paio di partitine a carico Rebird e poi ce ne andiamo a Nanna. Poi è buono che hai per due. Vado, siete dentro tutti e tre. Esperienza per due. Ah, 10 punti di esperienza per due? Sì, funziona allora. Carriera per due e arma per due, giusto? Gettoni P e doppi. No? Fai i rumorini, Olli. C'è sonno, piccolo. Ma c'è sempre sonno il cane. Hai visto il fucilozzo mio? Ho visto. Bel caricatorozzo. Sì, ma è quello che ho sulle spalle il migliore. Da qua non lo vedo. Che cos'è che c'è? Ciao, amici di Twitch. Fucile da cecchino. Non si vede da qua, si vede solo il mitragliatorozzo della Madonna che è in mano. La spalla non si vede. No, fischia, si vede un pezzettino in basso sotto se si sposta. Che è il Tiburon? Ah, chi è? Sì. Perché è il Shadrin? Sì. Dai, facciamo questa fatta bene, ragazzi. Dai, questa fatta bene che la vinciamo. Così chiudiamo col botto. E ci vediamo domani sera su Gran Turismo 7, amici miei. Amici di Twitch. Dai, guido io, vai tranquillo. Adesso mi sto a impegnare. Va bene? Va bene. Ok. Oh, prima quando guidi. Se guidi tu, si vince. No, la pila da 50 milioni. Ma dottor Master, mamma mia. Che fortuna! Guarda qui, amore, l'Amazon. Mi consegna oggi. Perché se non è arrivato tutto, vuol dire che non l'ha messo dentro. In consegna oggi. Uno c'era quello, è arrivato. Vedi l'altro? Tutto è arrivato? Allora. C'è... Non c'è altro? Perché non c'è altro? No. No, arriva domani. Boh, provo a guardare le mail di invio. No, io non ne ho viste altre. Non li ho presi per uno slot.
Ok, fico, fico. Ma quindi secondo te non è no, ma perché non è bella o perché sono troppi soldi per... Ok, ti sei metti bene. Beh, o beh, secondo no, te... No, eh? Ma la macchina non li vale secondo voi? 20 milioni? Cioè, ancora non l'ho visto io, però... Aspetta, non ho il telefono. Ti dicevo il modello, 200, 320... Cioè, chiaramente sarà una macchina per farla pagare 20 milioni, è una di quelle fighe, che non è che si trovano così. A Dr. Master non la ispira proprio quella Ferrarina lì. Ah, ok, ok, non l'avevo visto. No, perché 20 milioni sono 20 milioni, cioè adesso va bene tutto, ma bisogna, io devo far farmare tutta la famiglia qua, tra un po' mi metterò anche mia mamma a far farmare. Io non sono a far farmare, No, io invece, io mia moglie la mattina, mia moglie a furia, sta dicendo che a furia di far farmare, di farmarmi i soldi, ha iniziato a giocare e sta giocando anche meglio di me. Almeno pagala. Sto imparando. Pagala. Eh beh, certo che la pago, fischia. Sì, va bene. Tanti baci. Tanti baci. Scusa? Non serve il nome di quelli di Gran Turismo. Il nome di chi? Il produttore di Gran Turismo. Dico... I tre, quanto... Ah, e chi lo sa? Un euro. Mamma mia, dai, un euro? Così poco? Dai, dai. Andiamo su questo. Dai, però. Dov'è il cambio? Dov'è il cambio, raga? È là, è distantissimo il cambio. Costa solo per la rarità, secondo me. Per altro, sì, quello è poco ma sicuro. Perché è una macchina figa e rara, certo. Io sono su, a guidare, raga. Però qua è un po' dura, eh. Ci sono loro che sparano belli alti. Sì, diciamo che è più che altro per averla in collezione. Ah no, ecco, questo vi stavo chiedendo io, magari lo sa anche Dr. Master. Ma tu sai, sapete per caso quali sono le macchine da comprare per il trofeo? Perché poi alla fine della fiera io voglio platinarlo quel gioco qua e mi spiacerebbe sapere quali sono le macchine del trofeo. Oh, uno l'ho segato. Non le sapete le macchine, raga? Sarder, non lo sai? Dottor Master? Madonna, oh, sparo uno di fianco. Non lo sa nessuno queste macchine che servono per il trofeo. Sono le tre macchine che hanno fatto la come si chiama quella gara lì famosa lì, la 24 ore di Le Mans o la 24 ore del Nürburgring, boh, non lo so, nel 1900 e rotti. Bisogna cercare queste tre macchine che hanno fatto sta roba. Ma no! Caspita, è venuto uno, ma non so io sinceramente che macchine sono. Oh, sono sopra, stanno facendo un massacro da sopra. Ma dov'è che sono, scusami? Perché non va avanti il camioncino? Oh! Madonna. Da platinare lunghissimo, se non è impossibile. È bello lungo, è bello lungo, sì, da platinare è bello lungo, tanta roba. Però non sono messo malissimo, a me mancano vari trofei e anche quello della macchina, chiaramente, perché la macchina chi... A parte che proprio non so che macchina è, quindi... C'è il camioncino che mi sta schiacciando. Ahi... Dai raga, sto portando il furgoncino avanti, dai amici. Datemi la mano.
No, dietro! Caspita, sono dentro il, quel palazzone, sono dentro il palazzone. Ah! Qua dove fare il rispawnare? Dai, ma è impossibile spawnare qua, perché? Che senso ha? No, 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 che sta tornando indietro. Ok, ci sono io, raga. Vai, vai che va avanti. Vai che va avanti, raga. Aiutatemi, aiutatemi, amici. Grandissimi. Alfa si avvicina al secondo checkpoint. No, stupido. Stupidone, quello lì sopra alla collinetta. Niente, allora, praticamente sono dentro quella casetta lì, dentro a, al cosettino lì sopra, è incredibile com'è. Ah, dai, sei serio? No! Che botta, dai, per poco. Sì. Ah. Vabbè, se non li facciamo passare, almeno è patta, è patta, è patta. Morris praticamente sta scaricando il gioco, vedi che non è più rientrato. Sì. E come mai? Perché c'ha la linea un po'... non è il top, non è fibra. Ce l'aveva già scaricato. Penso che era la patch, c'è stato qualche patch o roba del genere. Io li faccio fare di notte, quindi non... non vedo le... se deve fare gli aggiornamenti sta roba. Magari c'è un aggiornamento da un giga qualcosa o due giga, non, non lo so io. Voi avete fatto l'aggiornamento stasera, Sharder? Per no, caso? No, no? No, no, non lo so. Dai, c'è un tipo su, sulla torretta. Quando sono io sulla torretta ti ammazzano in mezzo millesimo di secondo. Sono solo loro. Ma quello lì sulla torretta sta facendo un massacro. Caspita, sono sopra il tetto addirittura. No, questi sono bravi, raga, eh. Stiamo contestando Alfa. Oh, lì c'è un sonno, ragazzi, che non potete neanche immaginare. Tata? Anche tu, tanto sonno. Sei stanco, eh? Sì, sì, no, infatti anch'io finisco perché c'ho... comincio, sai, quando inizio a giocare per inerzia, ma non stai, non ti stai neanche concentrando, no? Quindi no, inutile. No, sto morendo da mezz'ora. Eh? Sono tondo. Sì. È già mezz'ora che volevo essere a letto. ragazzi, oh, così. Era, era.
dai. Sono tutti sul furgoncino. E poi ce ne due o tre che vanno su dall'alto e sparano e fanno un massacro davvero, raga, questi qui. Uno è fermo, qua, dei nostri, quindi benissimo. Di bene in meglio. Ah, stanno anche arrivando al checkpoint da noi dove nasciamo. Dai, che balordi. Che balordi, ci fermano quando spawniamo. Poi il furgone. Vabbè, dai. Ma dove ci fa spawnare? Ma è impossibile. Niente, non ci fanno uscire dallo spawn, raga. Niente, arrivano qui dove spawniamo, ragazzi. Questa partita è andata. Direi di sì. Oh. Per fortuna che mi ha fatto spawnare da un'altra parte, perché stava diventando ridicolo spawnare là. Però il furgoncino è fermo, comunque. Non è che sta andando avanti, sinceramente, eh. Ci vogliono 3 ore arrivare. Eliminate i difensori intorno ad Alfa. Male. Alfa in movimento. Dai, respingiamoli, dai. Ah! Sì, sì, è assurdo, ma com'è possibile? Cioè, mi sembra incredibile sta partita, raga. Sono bravi. Sì, sì, sì. Assolutamente, eh. Dai, anche da dietro, sono dappertutto, raga. Non riesco a capire come è possibile che sono dappertutto. Oh. Ma stiamo giocando 50 contro 2, forse? Dai, fermiamoli. Pensa che siamo Ti saluto, vado a vedermi un film. Ciao, dottor Master, grandissimo, grazie mille che sei venuto. Ci vediamo domani sera con il mitico Gran Turism. Grande, grande, grande dottor Master. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, grandissimo, ciao. Alfa è quasi arrivato. Fermateli. Ho sparato 2 bombe, eh. Vai, un paio li ho segati. Dai che stanno indietro. Ci arrivano dall'alto, eh. Arrivano anche dall'alto, eh. Eccolo là da dietro. Oh, muori o no? Madonna, oh. Oh raga, sta andando fuoco. Come mai vanno così veloci? Mamma mia, in un secondo 93, 94, 95. Mamma mia, che massacro. La vedo malissimo, eh. 98. 99, no! Ah! Per poco. Per poco, ragazzi. Va bene, dai. È stata una serata fighissima. Grazie a Morris che è entrato. Sì, sì, questi erano bravi, però, eh. Questi erano bravi.
grazie al mitico Pippo, grazie a Sharder. Noi ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7 e vi saluto tutti. Ciao amici miei, buona serata a tutti e grazie di essere stati con noi. Grande Pippo, ciao, grazie, bello. Ci vediamo domani sera. Ciao Sharder, grandissimo. Ciao mitici. A domani, ciao amici miei. Ciao amici. A domani, ti aspetto Sharder, che ti buco le gomme. No, mi dissocio. Va bene, dai, belli. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Si dissocia lui. Notte.